molte cose sono ossessivo compulsivo, non solo su alcune cose. Ma mai abbastanza. Detto De Luca, e quello che state ascoltando è Fumble. Fumble. In diretta dalle spiagge di Copacabana. In diretta dall'aria condizionata di Milano. Ok. Fumble, il primo podcast di giochi di ruolo in italiano. Meglio che non averla. Se siete al mare e ci state ascoltando, siete malati. No, no, non è vero. O hanno una connessione magari, buona anche in spiaggia. O magari piove. Vabbè, se piove sono giustificati. E perché non possono fare un binge listening in spiaggia, che poi la sera c'è il live? E scusa, perché guarda che adesso è la moda del momento, durante il falò di Ferragosto. Ascoltare Fumble proprio. Ascoltano Fumble tutti, non c'è più il tizio che suona la chitarra, c'è il tizio che nelle, fa partire nelle Fumble. Discoteche nella Riviera Adriatica mettono le sigle di Fumble. E considera, considera che in ogni caso anche quello che fa partire Fumble invece che suonare la chitarra è l'unico che non tromba mai. Non si capisce come mai. No, quello si capisce. Beh, forse sì, si capisce un po' di più della chitarra. È una costante dell'universo. Roberto De Luca ha il potere di essere invisibile. Anche per quello che non c'è la sua immagine nel video di YouTube. No, il mio potere è che non mi possono fare ritratti in alcun modo. Ah, sei un vampiro. Esiste comunque, no? Che non ti possono fare ritratti o che sei invisibile? Che non può essere visto dai mezzi televisivi, eccetera. Ma se io ti vedo, posso disegnarti? Sì, quello sì. Io neanche. Claudio non può fare la miniatura. Perché non mi hai detto come è fatto il tuo PG. Ma in ogni caso, Fumble è un podcast di QWERTY. QWERTY.it è il sito di questa trasmissione e del resto del network. Andate a fare due cose importanti. Uno, associatevi e dateci 20 euro l'anno per continuare a produrre i nostri podcast. Due, candidate QWERTY come miglior radio online ai Macchinera Internet Awards 2016. Il form per farlo trovate in tutte le pagine del sito, perché volevo essere sicuro che lo trovaste. E basta. Le cose importanti, le cose importanti di QWERTY sono della frase non prevedeva condizionali. No, non c'è condizionale. Dovete andare a votare QWERTY.it come miglior radio online. Punto. Ah, anche sui soldi mi sembrava bella diretta, però. Sì. Ma l'aspetto già di più. Ma perché siamo in diretta, semplicemente, è il modo in cui... Oddio, è serata, è a turno qua, andiamo... Sì, però voi l'avete fatta non in diretta, mentre io invece così mi segno in questo momento. Buonasera a tutti, yeah! E stasera gioca a Urban Heroes. E mi sono ricordato adesso di far partire... Dai, GoPro. Abbiamo 2 minuti in più. Ma di sì, registrazione. La GoPro Session, che ho scoperto... Solo per voi, solo su YouTube, 2 minuti di registrazione inedita da domani. Solo i primi 100. A WeWa. Sono i primi 100 che ci danno dei soldi. No, sono i primi 100 che ci finanziano col mini Patreon. Benissimo, sì. Potranno accedere a quei 2 minuti. Tutti gli altri non dovranno guardarlo, perché comunque ci sarà su YouTube uguale. Però non potete guardarlo, non avete l'autorizzazione. E possono ascoltarlo, però. Sì, va bene. Quello, ascoltarlo, sì. Ma tutto quello che stavo facendo con le mani. Però vi dovete tappare le orecchie per 2 minuti e fare la la la. La la la. Per legge. No. Comunque, siamo qui pronti per Urban Heroes. Pronti mica tanto, per il semplice fatto che io ancora non ho capito quale cazzo è il mio potere. A parte che sei brutto. Brutto brutto al cazzo. Almeno tu sai che diventi brutto brutto come il cazzo, e io invece... Io ho scoperto però già il downside del mio potere, che quando devo giocare mi ammalo. Quello... Può incidere, può incidere. In ogni caso, sì, l'altra cosa che ancora non sapete è dove cazzo siete. Che cazzo siamo su una spiaggia per il momento, e sì, se non ricordo male, l'ultima cosa abbiamo sentito dei suoni poco rassicuranti provenire dall'entroterra. Dall'isola, sì. Ma questa cosa non me la ricordavo. È voluto cancellarla. Forse in un angolo che ti tappavi le orecchie, cercavi di estragnarti da tutto. Giustamente. Cercavi di togliere Nemo dalle orecchie. Ma, sì, forse. Quindi dobbiamo anche far entrare Roberto. Adesso lo facciamo entrare in un modo o nell'altro, ma direi di riprendere direttamente da dove eravamo rimasti l'ultima volta. Perfetto. Ho un leggero dubbio: mia madre che fine aveva fatto? Era morta. Sì, ok, fin lì sì, ma sì, mi ricordo che l'avevamo abbandonata in mare. Sì. Non ricordo, che qualcuno aveva suggerito forse online che era quella che avevo usato per salvarmi. Sì, esatto. Qualcuno ha detto qualcosa del genere. Sì, un funerale vichingo. Ok, bene. Diciamo così. Perché diciamo. Aveva una certa stazza che era considerabile una barcaccia. Va bene. Sì, insomma, lasciate in Ti mano. Ti dico solo che non sarebbero morti quelli in Titanic se fosse stata vera. Anzi, nessuno sarebbe morto. Avrebbero preso nessuno. Tutti quella scialuppa. Mamma. Ok, facciamo un piccolo quindi recap della situazione generale. La situazione generale è che dopo un incidente appunto piuttosto terrificante sulla Amerigo Felicitas, la nave da crociera su cui eravate tutti imbarcati per ragioni differenti, vi siete dovuti mettere in salvo usando una scialuppa di salvataggio.
Appordando in breve in una vicina isola di cui naturalmente non sapete niente, siete nel bel mezzo dell'Oceano Indiano. Non solo, altre due sono le cose da considerare molto importanti: che la scialuppa se n'è andata all'impatto con il reef che a quanto pare circonda l'isoletta. Mm-hmm. E quindi siete dovuti arrivare all'isola a nuoto. E l'altra cosa è che alcuni di voi hanno vistosamente manifestato dei tratti da hero, ossia humans exposed to radioactive operations. C'è chi l'ha dimostrato già molto visivamente perché non può nasconderlo. Butto. C'è chi invece ha avuto solo... No, guarda che parlava di te, io posso nascondere. Okay. Sì, direi di sì. Scusa, tu non puoi nascondere anche a te stesso. Non può nascondere il braccio enorme e la stupidità. C'è chi invece... Ma la stupidità è di Matteo, proprio. Guarda, no, il personaggio, c'è scritto qua, mente 1 di 4. Ah, è entrato talmente in personaggio. Sì. Mi interpreta bene. E no, c'è chi invece ha avuto solo uno scorcio di quello che poteva essere aver acquisito dei superpoteri e ancora... non ha ben capito neppure come utilizzarli. E poi c'è chi non ha capito niente. Esattamente. Della vista proprio. Un'altra cosa devo dirvi prima assolutamente di iniziare la sessione. Così mostriamo anche questo, facciamo sentire anche questo a chi vuole iniziare Urban Heroes. Ossia l'assegnazione dei punti esperienza e dei punti avanzamento. Di già, sì, dopo la prima sessione. Perché... Io salterei. Urban Heroes è un gioco che permette di avanzare il personaggio di sessione in sessione. Come do? E quindi molti di voi potrebbero avere già qualcosa da poter acquistare per i propri poteri. In realtà, non avendo ancora compreso bene il potere, difficilmente. Forse lui potrebbe controllare meglio la sua forza. Dato sì, che era... assolutamente. Infatti, l'ultima volta parlavamo proprio di quello. Ma prima vediamo quanti punti di esperienza avete preso. Mm-hmm. Facciamo un piccolo recap. Partiamo da te. Vediamo un po'. Allora. Carter? Sì. Carter. Complottista, casinista. Punti esperienza sono da 1 a 5 per l'interpretazione e da 1 a 5 per la qualità. Ok. Diciamo che ripensando l'altra volta, per l'interpretazione direi che sei stato alquanto in personaggio, quindi posso dare sopra la media e diamo un 3. Per quanto riguarda la qualità, al momento non ricordo nulla di eccezionale, idee particolari. Definiscisi qualità? Aver risolto situazioni di gioco in maniera smart, ricevendone un quindi a volte è un vantaggio in gioco proprio nella storia, nello svolgimento della storia. Ho capito. Eccetera, eccetera. Quindi un 2, e quindi direi un buon 5. Ah, quindi a volte sono mutuamente esclusive queste cose. In che senso? Sì, potrebbe escludere. Per esempio, fare una sessione perfetta è veramente difficile. Cioè, il primo esempio che mi viene in mente è. Delle cose che mi potrebbero dare punti esperienza in qualità. Sì. Sono idee che posso avere io, ma che non potrebbe avere il mio personaggio, perché il mio personaggio non ha le competenze per pensarci o è ignorante in una determinata materia, quindi io interpreto che lui, cioè interpreto il fatto che lui non venga in mente, prendo un punto di interpretazione, ma non prendo un punto qualità. Diciamo che lì sta sempre al giocatore riuscire ad ottenere lo stesso effetto interpretando il personaggio. È proprio lì che si va a creare. Ok. Poi in realtà non è neanche così difficile. Di solito quando si hanno delle buone idee di qualità, dopo ci si va dietro con una buona interpretazione del personaggio e quindi le sessioni in cui si prendono tanti punti dopo sono facili. Chiaramente queste sono le prime, poi io sono un cane bastardo nel dare punti esperienza, quindi... Non lo so, siamo un gruppo che generalmente o li dà o non li dà proprio. Cioè o li dà tutti o non li dà proprio. Sì, succede anche a me. Juan Carlos, vediamo un po'. Matteo, per l'interpretazione diciamo che c'eri. E quindi possiamo dare... diciamo sì, forse un po' troppo stereotipato forse. Io gli toglierei un punto per avermi fatto lavorare la notte per togliere la bestemmia. Ok, quindi facciamo un 2 e 2 di qualità e quindi un 4. Bestemmione era in personaggio. Io gli avrei dato il punto in più. Ascoltarlo in diretta ha avuto il suo perché. Ma io che ho dovuto stare sveglio la notte per toglierlo, no. E io che ho dovuto fingermi lontano da qui per evitare il PvP fin da subito.
Perfetto, quindi per te invece sarà un 5, però per un 3 in qualità, okay, sopra la media per aver gestito anche bene la folla quando c'era un po' di casino, okay, utilizzando la vita del personaggio, un 2 di interpretazione, certo, perché sei stato diciamo nella media. Ok. In Nova Zelanda, giusto? Sì, chiaro. I Urban Heroes si danno anche i punti avanzamento per l'abilità. Okay. Ossia, i punti esperienza servono solo e unicamente per avanzare i poteri. Ok, perfetto. Le abilità invece avanzano con l'allenamento o studio, oppure con degli exploit particolarmente riusciti o appunto intelligenti, utili, delle proprie abilità. Quindi, ditemi voi se vi ricordate abilità che avete utilizzato in maniera con successo, che possono aver preso un punto avanzato. Droghe, che ho usato per capire che non era una, un'overdose di qualcosa, e le ho salvato la vita facendole la manovra di Heimlich. Sì, perché sì, avevo già aiutato qualcuno che stava morendo soffocato mentre si faceva. Sì, potrei darti un punto avanzamento in o droghe o primo soccorso, che è un'abilità che anche se non hai, puoi iniziare a prendere. Appena hai 5 punti avanzamento, puoi prendere un rango. Primo soccorso va sotto hobby, non essendo né una professione. E inizierò a prendere quella allora. Bravo, bravo. Io invece ti direi oratoria, perché non ho fatto nient'altro per tutta la sessione cercando di risolvere un sacco di situazioni. Assolutamente. Ma quindi prendere questi punti... ne puoi prendere più di una sessione per una stessa abilità? Per una stessa abilità è veramente molto difficile. È quindi comunque prendi un punto se tu ce li butti tutti, sì, ogni 5 sessioni più o meno. Beh, no, perché più alto il rango più avrai bisogno di punti. Ah, ok. Ne abilità. Beh, certo. Quindi sono 5 per arrivare al primo rango, 10 per il 2, 15 per il 3. In più si spendono anche per prendere le specializzazioni nella vita. Ok. Quindi in realtà è più complessa, però va bene. Poi per, cioè, se vuoi pomparne una tantissimo, devi giocare un sacco. Sì, sì, assolutamente. Ma poi ci sono anche i tempi di studio e di allenamento per la vita. Per cui puoi anche dire: io sto fermo 10 ore a studiare, dopo X ore di studio su testi differenti. Sì, tipo di magari inglese, cazzo ne so, tedesco. Bravissimo. Hai un corso di 30 giorni di inglese e lo si prende. Qualcosa inizia a masticare, ecco, diciamo. Esatto, se sono quindicinali. Ok, detto questo direi che possiamo iniziare. Siete arrivati sulla spiaggia di questa isola sconosciuta dalla vegetazione tropicale, insomma completamente selvatica. Non vedete segni di civilizzazione da nessuna parte davanti a voi. È comunque notte, quindi c'è buio. Anche se la luna piena illumina quasi a giorno, cioè insomma illumina molto bene l'ampia spiaggia su cui siete approdati. Vi ricordo che oltre a voi tre ci sono con voi una famiglia di italiani. Oddio, con... è vero, la famiglia italiana. Italiani, ragazzi, sono, c'è una bella, c'è una bella compagnia. La famiglia di italiani. Esatto. Padre, madre e tanto di due figli, uno piccolo maschio e una ragazzina adolescente. O per adolescenti, insomma. Ah, sì? Vasili, un russo o ucraino o qualcosa del genere, ferito alla testa, con cui tu sì, stavi facendo un giro sulla spiaggia. Esatto, mi ricordo. Che sembra essere abbastanza scioccato dalla situazione. Ma mi ricordo che si era anche dimostrato un po' instabile, non mi ricordo. Sì, un po' parlava un po' da solo. Infatti ce l'avevamo trovati d'accordo. Un po' strano. Sì, infatti loro due erano già d'accordo. Poi due americani, tipo... E la famiglia era abbastanza spaventata più che altro dalla manifestazione dei suoi poteri, oltre che dalla situazione totale. Poi c'era il dottor Schwarzschild, sì, che invece si è dimostrato al momento una delle persone più utili e più pacifiche all'interno della compagnia. C'era Owen, l'afroamericano, no, anzi l'africano proprio, che è completamente sconvolto dalla perdita della moglie. Esattamente come te lo sai, okay, della perdita della, di tua madre. La differenza qual è? Che Owen sembra essere abbastanza ritroso nel... venire in confidenza con te, ecco, esattamente
come anche Johnny, che è sempre molto iperprotettivo nei confronti della sorella, il ragazzo. Erano i due americani, no? Quello che stavate facendo a botte. Era la sorella, mi ricordo più. Ah, scusami, mi ripeto i nomi della... Erano Bobby e Solo. Johnny e Mary. Bobby e Solo. Bobby Johnny e Solo. Cash. Sì, praticamente. Tango e Cash. Oddio, mi è arrivata qua di qua. Marianne, insieme a Vasily, è l'altra ferita. Ha una gamba rotta. Un po' seriamente del gruppo. Sì, ha una gamba visibilmente rotta. Che è già stata steccata, ma in malo modo, però insomma. Mi puoi ripetere qua che cosa abbiamo sentito provenire dalla foresta? Io non mi ricordo, sinceramente. Ripeto che avete perso tutto il kit di emergenza che c'era sopra il vostro canotto di salvataggio. Poi vi ricordo anche che avete sentito dei rumori che potevano essere dei versi di animali fortissimi o anche delle grida, qualunque cosa può venire dall'interno della foresta. Perfetto. Inizia a piovere. A proposito, ecco, una cosa che volevo sapere è il clima com'è. Cioè, il clima è molto caldo e umido. Okay. Chiaramente di notte c'è una certa escursione termica, quindi col vento diciamo che c'è freschino. Però insomma si sta bene. Di giorno chiaramente ancora. Ho un voto su una cosa dei poteri. Allora, dica. A parte aver avuto il potere in generale, siccome è una cosa divina. Sì. Io psicologicamente, a parte essermi rincoglionito. Sì. Cos'è che percepivo? Cos'è che ho sentito? Tu avevi sentito avevi iniziato a sentire, se non sbaglio, ti avevo detto, dei rumori come dei tamburi che rimbombavano. In lontananza nella sua testa, come se fossero la mia testa. Sì, tutto nella tua testa. Okay. L'avevi sentito solo quando hai manifestato il potere, poi dopo niente più. Al momento c'è solo questo braccio gigantesco, una forza fuori dal normale. Io qui dicono che ci spoilerano perché hanno già letto tutto. Chi è che? Ah, la gente, no, che non ha letto. La gente, i ci devono. Ok, ciao Alessia, ciao a tutti. Siete sulla spiaggia e state cercando di organizzarvi, di guardare come stanno gli altri, guardare le proprie cose. Juan Carlos, figliolo. Voi due siete gli unici un po' lontani. Dimmi. Ha visto mia madre? Forse sarebbe bene facessimo un giro sulla spiaggia, magari troviamo mia madre? Io pensavo che magari come la corrente ha portato qualcosa, ha portato noi qui, magari la corrente potrebbe aver portato anche qualcosa di utile. Arriva. E Dio lo sa se ci serve qualcosa di utile. Dottor Schwarzschild. Vedi che sta ancora occupandosi della gamba di Marianne. Mi avvicino e gli dico un po' a malincuore. Si dica al padre. Questi potrebbero esserle utili. E gli do lo zippo che avevo e la fiaschetta di whisky. Credo che per l'accendino dovremmo aspettare domani e vedere quando sarà asciutto di cambiare probabilmente anche lo stoppino. Io non so siete tutti naturalmente fradici perché avete dovuto molto fino arrivo. Beh, allora lo zippo, essendo a cherosene, dovrebbe comunque riuscire ad accendersi, anche se comunque non abbiamo esca per il fuoco. Sì, forse sì, ma basta solo cambiare magari l'esca. Esatto. Gli dico, io so molto poco di medicina, forse doveva cauterizzare, c'era un'infezione, insomma, fuoco, può servire, no? Al momento la ferita della ragazza è sotto controllo, ma potrebbe aver bisogno di antibiotici e altri medicinali con cui tenere sotto controllo eventuali infezioni. La ferita è scomposta e in parte esposta. Ora vedremo se riusciremo a trovare qualcosa. Per intanto magari... E gli faccio vedere il whisky per il dolore. Ah, senza dubbio. Ora credo che sarà il caso di razionare tutto quello che abbiamo, perché la situazione non è delle migliori. Di certo, prima la malata. Oppure, una cosa, io so se il whisky va bene come esca per accendere un fuoco. Il whisky?
Io non penso. Whisky perché... è troppo poco alcolico, dipende da dai whisky. Io non sono irlandese. Una gradazione un po' più alta. Aspetta, sono irlandese, quindi probabilmente la gradazione è più bassa perché prendo whisky invecchiato. mi piace. È uno spreco usarlo come. Esatto, forse Jack Daniels non me ne fregherebbe un cazzo, ma probabilmente questo qua è un Talisker di 16 anni. Ti è venuto un'idea di merda e poi dopo hai pensato ai tuoi. Eh no, ci ho pensato bene. Nel frattempo ci sono un botto di lampi, ma neanche un tuono. Un po' di lampi di calore. Un po' si sente un'esplosione atomica. Andiamo, andiamo su. Forse troviamo la cassetta di sicurezza di pronto soccorso. Magari era un gommone o una barca? È un gommone. È un gommone di quelli grossi con motore. Forse è rimasto a galla. Forse lo ritroviamo. Non lo so. Io tiro su un ramo se c'è. No, quello vedete. La corrente lo uso per guardare in acqua se c'è qualcosa. No, l'avete lasciato dove c'è il riff. Che perché è rimasto incagliato. Vi dico anche a quanti metri è rimasto incagliato là. Potremmo andare a prenderlo. Esattamente. Avete visto che si è inabissato tutto, ma anche perché ci avete messo un po' a arrivare alla riva e tutto quanto, dovendo aiutare Mary Ann. Certo, eccetera, sì, ci metto un po'. E chi l'ha aiutato? Suo fratello principalmente, effettivamente sì. Però obiettivamente qualcosa sicuramente è ancora là. Ora non vedete più niente. Però. Fino alla barriera non dovrebbe esserci corrente. Quindi tu che sei forte, forzuto, io ti posso seguire. Padre, che cos'è questa? Nuota a stile, no? Hai un braccio gigante. Come fai a nuotare a stile con un braccio gigante? Con l'altro braccio tieni le cose che trovi. Col braccio destro nuoti a stile. E lei cosa farà? Prega. Sì, comunque tu che hai già nuotato poco fa, la forza superiore aiuta, no, non poco proprio. Proprio riuscire ad andare potresti salvare tutti noi degli altri. Padre. Sì. Va bene, vado. Vi ricordo grazie figlio. Anche questo vi ricordo. Qualcuno se non sbaglio aveva già perso anche qualcosina di psiche qua e là. Sì. Sempre lui. quanto ti vogliamo perfetto. Bene. Perfetto. E non solo, che avete tutti anche uno o più punti fatica. Dove? Due, sì. Perfetto. Punti fatica iniziano a diventare pericolosi un po' sopra i 5, ecco, okay. Diciamo. Agli 8 o più, 9 o più si può anche rischiare di entrare anche in coma. Per facciamo cui, che non ci arriviamo per il momento. Sì, no, ecco, consigliabile no. Si recuperano un'ora di riposo, un punto fatica, vi ricordo. Col sonno notturno dopo vi spiego. Io comunque tendo ad provo ad andare in direzione della barca fin dove posso camminando e prendendo le cose, le rocce della barriera corallina, mi avvicino e insomma cerco di tirare fuori qualcosa. Perfetto, allora lasciami un attimo guardare. Se a un certo punto vedo che è difficile tirare fuori qualcosa dalla barca, cerco di disincagliare la barca e sbatterla dentro al reef. Cioè da questo lato? Sì. Dentro, non dentro, qua fuori! Sul reef. I file sono nel computer! E quindi apre anche la barriera corallina. Maledetta barriera corallina, come fai a essere un animale anche se sembri un sasso? Ho il dubbio di non essere così tanto forte. Ok, è a 60 metri, ma così tanto scemo. Quindi è un po' impegnativo. Sono 10 vasche. Però dipende anche da quanto è alta e quanto diventa alta l'acqua durante il percorso. Effettivamente c'è anche da dire questo, che l'acqua rimane piuttosto bassa, quasi fino a metà del percorso. Perché in quel caso con la mano grossa io cerco di arpionare il fondale nei momenti in cui faccio fatica a tirare. Perfetto. Cioè sto facendo praticamente un canale di Suez. Se te la prendi diciamo con comoda in una ventina di minuti, mezz'ora, sì. Vai in là senza neanche anche perché sto utilizzando il tempo per elaborare questa cosa del non sì, c'ho certo. Più mia madre. Certo, ovviamente. E poi certo, penso che verso la fine sia una. Però a questo punto c'è nessuno che rompe cose. Sì, te stai un po' da solo insomma. Vediamo io intanto faccio un giro della spiaggia alla ricerca di alla ricerca di segni di civiltà di qualche genere, giusto? Temendo che sia un'isola del governo dove fanno gli esperimenti e quindi moriremo tutti perché non sappiamo troppo. Beh, tutto sommato c'è stata un'esplosione. Ma infatti noi siamo vittime di un esperimento che probabilmente arriva da quest'isola e che è causato dal governo. Ok, perfetto. Punto esclamativo 1, punto esclamativo. È possibile. Ok. Allora.
Vasily sta girando con te, ed è abbastanza solitario e senti solo che ogni tanto dice qualche parola in russo che chiaramente non capisci se non hai il linguaggio adeguato. Vedi che mentre tu ti stai guardando intorno, lui invece sembra proprio che stia guardando i suoi piedi o l'infinito, probabilmente. Ogni tanto si volta e vedi che guarda, si mette a guardare cosa sta facendo lui. È l'unico che da quando lui ha manifestato i poteri è rimasto abbastanza affascinato. Il suo braccio è luminoso, vero? È leggermente luminoso. Leggermente? Sì, non illumina in realtà tanto. Come al buio abbastanza da distinguerlo alla distanza? Tipo sono una sigaretta. Ok. Una sigaretta, solo che sono come luminosità, quindi non illumina, però si vede. Io sposto le piante, cerco se ci sono telecamere nascoste. Quindi ecco, dimmi tu dove ti dirigi. Diciamo che Vasily al momento, se non gli rivolgi parola, non fa altro che seguirti da un po' di distanza. Io mi dirigo proprio verso l'entroterra. Ok. Cercando di... Dovrebbe tornare utile un foglio che forse... Di vedere, ho tutti i fogli bianchi che vuoi. E se una volta grazie trovata la botola, Vasily ti colpisce da dietro perché è un agente del governo? C'è anche questa possibilità. KGB. C'è anche questa possibilità, non lo nego. Esce un osso bianco del fumo nero da fare, le cose lì, alla Lost. Due tizi che giocano a scacchi. Sì, se sì, trovo sì, una botola e sento Make Your Own Kind of Music, mi faccio delle domande. Entri, ti chiudi lì e vivi lì per sempre. Insieme a Desmond, il mio migliore amico. E amante a quel punto, perché... Okay. Ti chiamerà Penny. Però, però basta tatuarsi not Penny's ass e magari riesci a scamparla per un po', per un po', per un po', per un po'. Poi l'isolamento farà il suo corso, cioè, poi tutti i giorni di schiacciare. Ok, diciamo che questo è il mare, okay, e questa è la costa, sì, questo è l'inizio della foresta, qua è dove siete arrivati voi, questo è il reef. Ok, perfetto. C'è una distanza tra sia dalla spiaggia che la foresta. Esattamente, sì, c'è un po' di spiaggia, non eccessiva, ecco, diciamo. Però inizia poco a poco il sottobosco, poi inizia questa foresta tropicale. Se questi sono 50 metri, questi sono una decina. Sì, così classica sì. Classica spiaggia. Così sì, esattamente. Infatti, ti dicevo, tu da che parte vuoi andare? Questa? No, io non voglio esplorare la spiaggia, voglio proprio andare verso la foresta e vedere, perché se il governo ha nascosto qualche cosa non è sulla spiaggia, ma è più in dentro dove è più difficile da vederlo. Ok. Attento all'ombra, attento all'ombra. Diciamo che al fumo. Sei qua, questa direzione, questo. Dritto fuori. Noti che appena provi a avventurarti all'interno della foresta, Vasily si ferma, si accende un'altra sigaretta, si volta e va verso il mare, continua a guardare il suo infinito. Era abbastanza strano di suo, non mi faccio troppe domande. Inizia a entrare nella foresta. Tra l'altro qui fuori penso ci sia appena stata una scena reale di quello che ci succederà nella foresta, cioè pian piano si alza il vento e comincia ad arrivare addosso qualcosa e non sai cosa sia, ma... Esatto, allora vediamo un po'. In questa foresta ci sono le zanzare tigre, che però sono delle tigri con delle alette piccoline sulla proposta schiena e la proboscide. Che è il contrario. Esatto, farfossa e culo. Succhio il sangue. Sì. Ecco, ma quello di collante che però... sono così. E sono impossibili da... Cosa stai cercando tu? Sto cercando... Proprio sposto le foglie più basse per vedere dove sono, ad esempio, le recinzioni elettrificate invisibili, certo, o certo, le telecamere, certo, microfoni. Le tipiche cose che si possono trovare in giro. In un'isola deserta, certo. Quanto tempo ci vuoi dedicare più o meno alla tua ricerca? Un quarto d'ora. Quarto d'ora. Cioè, giusto troppo, per assicurarmi che non ci sia nulla lì. L'intorno, in quella zona lì. Cioè, vuoi assicurare la zona, che o è perfetto. Le trova o le hanno nascoste molto bene. Ci sono due possibilità. Hai qualcosa per aiutarti nel cercare? L'unica cosa che potrebbe forse darmi una mano è hiking, perché sono abituato comunque a fare lunghe camminate, quindi difficilmente mi stancherò e sono anche abituato a muovermi su terreni poco... Sì. Concorre meno il rischio di farsi male alla caviglia. Ecco, sì. Non sì, mi aiuta a trovare le cose, ma mi aiuta a metterci magari un po'. Infatti non ti può servire in questo caso. Servirebbe qualcosa tipo investigare, ma anche qualche abilità particolare, tipo...
anche cospirazionismo, che ne so, no, finanza non credo, no, non credo, no, vabbè, allora tiriamo un D6. Mente, a meno che tu non abbia meno di mente, no, se non sbaglio. Ok, calcolare. Siamo solo lui. Volevo girare. A meno che tu non abbia meno di mente. Due. Ok, perfetto. Quindi tu perdi un po' di tempo lì. Nel frattempo facciamo un'altra cosa. Ah, ok. Ossia Roberto. Ecco, tirami. E comunque sì, ovviamente Luca, ci sono gli squali col simbolo della Dharma. Cioè, spara i laser. Chiaro. 3 6, 1, non sei riuscito a notare, sei morto, basta. Ok, questi me li ero persi. In ogni caso, tirami un D8, per favore. E vabbè, ma mi cambi sempre i dadi. Sì, ma solo a te, è per darti un segreto. Solo a me, esatto. Sempre il dado di Cthulhu, quello, eh. Quello è un dado da 10. E non riesco a vedere, eccolo qua. 3. Tra. Bra. Affoghi sotto il cadavere della madre di Wanda. Così. Approdi su un'isola. È il cadavere della mamma di Wanda. Poi commenterò quel tipo di gioco con gli amici in privato. Però vabbè. È un po' come Cyberpunk. Esatto. Crea il personaggio e muore. Circumnavi. Esatto, darebbe un tocco cyberpunk al gioco. Tantissimo. Circumnavi la carcassa di una balena. È il cadavere della mamma di Wanda. No, lo circumnavi e muori di fame perché ci metti un anno. È venuta fuori una roba particolare, quindi vediamo. Aspetta. Allora, tanto Manto fa il cambusiere e gli passerà della grappa. Tra l'altro, cosa che comunque dal lato tuo di... È esperto di puzzle e giochi, quindi non c'entra niente. Sa fare un cubo di Rubik mentre annega. Coi piedi, peraltro, velocissimo. Ok. Guarda tu... i piedi con lo stesso occhio. Ti risvegli un pochino scosso. L'ultima cosa che ricordo? L'ultima cosa che ricordi, eri nella tua cabina. Stavo vomitando l'anima. No, stavi probabilmente giocando a qualcosa. Sì, perché stavo male, non volevo andare in giro. Stavi cercando i Pokémon? Forse. Quelli d'acqua. Sai cosa ce n'è nell'oceano indiano? che non ci vai, non lo sai. Che non ci vai, non criticare Pokémon. Allora. Ti svegli e senti il caldo e l'umidità dell'aria, ma soprattutto senti di essere completamente bagnato. Allungo la mano cercando il coso del termostato. No, senti la sabbia sulla tua faccia e capisci di essere sdraiato a terra. Poco alla volta la risacca ti fa capire che sei sopra una spiaggia. È notte, è buio e c'è la luna in cielo. Vi do due schiaffi. Ti fai male. Ti fai male, avevi anche tu super forza, ti sei staccato la testa, sei morto. Ah, ok. No, però poteva succedere, attenti a fare sì, le cose in questo momento. Non so di avere i poteri, quindi... No, scherzo a parte. Poi mi davi 8 punti esperienza. Anche 10 per una cosa del genere. No, scherzo a parte. Mi sembra conto, reale. Ti rendi conto, sì, di essere sveglio. Di essere in una situazione di merda. Ti fai il cellulare? Vediamo se ce l'hai. Ce l'hai. Ti fai il cellulare? Non l'hai perso. C'è il rim, c'è campo? Beh, assolutamente. È un Galaxy S4 impermeabile. Inizio a parlare, faccio cazzo. In cazzo, più fu... In più il cellulare. Che culo c'hai? Il cellulare ce l'hai ed è pure funzionante. Madonna santa. Ho tirato meno di un 10%. Giustamente. È pure funzionante nonostante si sia bagnato e tutto quanto. Hai la torcia? È un S4 di quelli impermeabili. O come la GoPro. Guardo che ore sono, che giorno è. Ok, perfetto. È il 21 dicembre. E quando, l'ultima volta che stavo giocando... Ecco, probabilmente un 20 era? Un 20, no, un'oretta prima. Probabilmente ormai. Poco, un'ora. Sì, esattamente. Mi guardo intorno. Sei su una spiaggia e vedi davanti a te che inizia una foresta, una coltre di piante tropicali. E la costa.
tutto su cui sei arrivato tu è una costa sì sabbiosa ma con tantissime rocce, quindi probabilmente sei stato doppiamente fortunato a non esserti spaccato la testa. Mi lancio rantolando e mi nascondo dietro una roccia, quasi come se una volontà superiore, quasi come se una specie di dio ti avesse voluto salvare la vita, quasi per farti entrare in questa avventura. Mi lancio dentro una roccia stando attento perché sono certo che ci sono i mostri erranti. Quindi mi nascondo dietro una roccia, cerco un'arma subito, cercando di fare un bastone o una pietra. Ok, per me è troppo. Ho giocato talmente troppo a World of Warcraft che ovviamente ho giocato abbastanza a Don't Starve per conoscere quelle che sono le cose importanti da fare. Minecraft. Perfetto, inizi a guardare intorno nell'area e vedi che effettivamente non ci sono altri segni di civiltà o cose simili. Cazzo, tolgo la suoneria. Ok, perfetto. Ed è lì che ti rendi conto di non avere un caricabatterie. Ti rendi conto che no, risparmio energetico. Che anche in questo mondo la suoneria del tuo telefono comunque è... Ah, mi guardo intorno e inizio a muovermi proprio tipo videogioco, quindi in maniera molto appariscente. Ma sai che perché così? Perché mi corro di fianco a una roccia e mi metto appoggiato dietro tipo James Bond, no, guardando solo. Io voglio che in questa continuity tu ascoltassi Fumble, dato che sei italiano, e ti piaceva così tanto la suoneria che hai preso uno degli spezzoni, hai fatto l'MP3 e te lo sei messo come suoneria personalizzata del telefono. Chiaro, con le nostre voci. Ok, ce la puoi fare. Allora, prima cosa oggetti magici. Ci siamo. Sì. Ok, mentre stai iniziando a riprendere fiato, fammi un tirino. Con cosa sei? Con hai abilità che ti aiutano in osservare. Pro gamer, puzzle e giochi. Adesso arrivo io sulla spiaggia pro con gamer. La faccia modificata e mi piace un white walker. Vedi che serve essere un pro gamer. Certo. Sei. Perfetto. Stai guardando intorno. Ti nel frattempo sto mettendo la lista di tutte le cose da prendere per fare un rifugio. Certo, ti rendi conto di due cose. Stranamente. Uno, che solo adesso realizzi che nonostante tu ti sia appena risvegliato da uno svenimento, non senti troppo, non senti nessun dolore, non, cioè è subito camminato. Cioè adesso realizzo questo. Sì, perché probabilmente è stato anche un momento d'adrenalina, però stranamente quando ti alzi in piedi ti riprendi così e soprattutto ti senti al pieno delle forze. Sì, non ci avevo pensato che non si fare, quindi rimango un attimo fermo. Sì, sì, stranamente anche sei un gamer, non sei una persona molto attiva. Penso di essere in un videogioco, quindi... Sì, ok, in questo momento. Ho un sogno molto realistico, quindi è possibile. Però non solo, ti sei fermato un attimo quando hai realizzato questa cosa e con l'angolo degli occhi, con la coda dell'occhio, scorgi che effettivamente vedi qualche figura muoversi, diciamo sulla tua destra. Vedi che da una parte c'è buio comunque. Da una parte continua tutta la scoglia rocciosa sulla tua destra, dall'altra diventa più sabbiosa. Sembrano umani o mostri? Chiaramente mostri. La tua testa. Ok. No, quindi, non lo so. No, ma con le ombre un po' il gesto. Vedi qualcuno potrebbe essere NPC. Potrebbe essere chiunque. Adesso arrivo io con la faccia cambiata per sbaglio, mi prendi per un white walker. No, mi avvicino cercando di muovermi furtivamente. Ok, perfetto. Vuol dire accosciato perché no, io sono un esperto di jiu-jitsu. Sì. Non in ninjitsu, cosa c'entra? Sì, infatti. Beh, so un po' come muovermi, no? Vabbè. No. Sai fare le capriole, sai cadere, sai fare le prese. Non hai qualche abilità appunto come ninjitsu, tra le abilità elencate o anche... No, va bene, dai. So, hobby, taccheggio, cose del genere. Però, allora, adesso faccio questo ma volevo vedere quanto si può forzare la cosa. Avrei potuto usare puzzle e giochi cercando di avvicinarmi in modo da tenermi fuori dalla loro riunione di vista tipo Metal Gear? È un po' tirata questa, okay. È un pochino tirata. Vado furtivo normale. No, allora. Però voglio dire, puzzle e giochi è una abilità molto particolare. Un problemi. Diciamo, adesso però poi ci puoi entrare tu. Non ricordo se hai videogaming o... Smanettone web.
come professione, come sport ho pro gamer e jiu-jitsu. E Puzzle e Giochi. Ecco, e Puzzle e Giochi negli hobby. Puzzle e Giochi negli hobby, quindi hai tutte e due. Sì, sì. Quindi, volendo in questo caso io te la potrei anche accettare. Nel Dai, senso ci provo, che la provo. Ci metto un po' di più. Cerchi l'intuizione più logica. Per, quindi mi immagino che tutti abbiano il cono visivo, anche se poi in realtà sì, non ce l'hanno proprio così. Alla metà sto facendo il tuo. Prende una scatola di cartone. C'è il, quindi tiro un dado 8? Tiro un dado 8. C'è, sì, un c'è il fumble qui? No. Peccato, no. Sennò vuol dire che sto facendo tan 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 tan. Ma è come Commandos che ha fumble 1 1 1. Mi metto una cassa. No, non è così stupido. No, entri in un barile. Non è neanche Richard. No. Non è così stupido. Cerco di farla stupido. Richard era. E praticamente sto zigzagando sulla sabbia. Giusto. Lontanissimo da loro e dai punti nascosti. Tu considera che, che intanto io, subito dopo che lui si è messo a nuotare, ho cercato di prendere su Owen e incamminarmi sulla spiaggia, per la spiaggia, lungo la spiaggia con lui. Però non so se sono andato dalla parte, una parte o no. Allora. Buono, destra 1, sinistra 2. Tu vedi, sinistra 2. Tu vedi che è un gruppo di più persone e a quanto pare non sei l'unico ad aver visto l'altra persona. Anche loro a quanto pare ti hanno visto. Sono in 4. Adesso mi sembrano umani? Sono 4 persone, sì, effettivamente. E là? Visto? Sì, ti dico. Ehi, vieni ad aiutare, abbiamo un ferito grave, presto. Ah, mi avvicino con molta cautela perché di solito iniziano così gli ambush. Ciao Wilson, ben arrivato. Ok, perfetto. Ho una domanda, in linea temporale, perché non lo so. Nel frattempo, sì? Io mi sono allontanato oppure questa cosa è successa in contemporanea, quindi in questo momento lui si è appena allontanato, arriva mettendosi a nuotare e io sono ancora lì? Questo chiaramente poi non lo sapete. Scoprirete. Ma ha detto che quelle 4 persone siamo noi. Esatto. No, anzi, queste 4 persone non siete voi. Infatti io mi avvicino con perché tu, essendo un metagame, sai che non siamo noi. No, questo è potere. Tu vedi che queste 4 persone sono composte da... Cerco di non farmi circondare, mi tengo sull'esterno. Sì, stai arrivando. Pronto alla fuga. Stai arrivando da lontano. Un uomo di mezza età, in canotta e jeans, piuttosto ben messo di fisico, che ti parla direttamente in inglese, sembra che stia prendendo cura della situazione. Un altro uomo che sembra essere indonesiano o qualcosa di salata, che nonostante siano sulla riva, lo stanno trasportando a riva facendolo galleggiare. C'è una scia di sangue sul suo corpo e sembra essere senza sensi. Le altre 2 persone sembrano un uomo e una donna appartenenti all'equipaggio della nave. E anche loro chiaramente hanno i vestiti strappati, sono leggermente feriti. Tenendo un po' la voce bassa col tizio, quello che mi stava parlando, non mi avvicino. Sì. Ma cosa è successo? La nave? Non ti sei reso conto di niente? No. Perché stanno tirando l'uomo a riva a fatica. Deve aver preso una botta in testa, credo. Siediti, non ti muovere. Minchia. Vedi che l'uomo che sta tirando a riva ha visibilmente un detrito o qualcosa metallico che gli trapassa il costato. Ora OMG, che OMG, quello è ed è anche piuttosto grosso. Ammazzo. Io so che ammazza alla fine della puntata. Vedi che mi viene da grattarmi. Scusa, anche devo segnare due cose, poi anche me le scordi. Troppo. Non è detto che arriverà vivo alla fine. È il personaggio più difficile che abbia mai giocato. Vedi che i 2 membri dell'equipaggio, la donna è piuttosto colpita e l'altro membro dell'equipaggio la sta rassicurando. E ti chiedono, tu come ti chiami? Io sono Milo. Milo, tu parli in inglese? Sì. Perfetto. Inglese e italiano. Ok, perfetto. Noi siamo Gene, Pete e Frank.
vedi che Frank è quello che si sta occupando di cercare di far riprendere i sensi o di cercare di aiutare. Cos'è che è successo? C'è altra gente? Membri dell'equipaggio ti dicono, Pete ti dice, c'è stata una fortissima esplosione, non, come hai fatto a non renderti conto di niente? Le cuffie, il volume alto, in realtà virtuale, lascia perdere zio, non potresti capire. E come ti sei ritrovato non qua? Non c'era neanche il wifi sulla nave, eh? Come ti sei ritrovato qua? Ho nuotato a lungo, trovato una barca e poi sono arrivato qua. Sei venuto qua con una barca? Sì, probabilmente qualcuno l'ha abbandonata. Dove? Si è schiantata contro un'altra barca. Solito faccio fare un tiro per convincere. Stai inventando ancora un momento. C'era 9H con delle barche che cannoneggiava altre barche come l'ultima volta. Vedi che si guardano tra di loro i membri dell'equipaggio. Mentre il tipo che era alla presa con l'indonesiano si volta verso di te. Ti viene sotto, ti guarda e ti dice: se davvero c'è una barca, dimmi adesso dov'è. È affondata, era lì, guarda, sono ancora bagnato. Pensi che sia il momento di scherzare? No. Non credo che sia il momento di scherzare. Ora inizia a cercare della legna nel bosco, vai. Perché? Tipo adesso. Chi sei tu? Non hai visto, ti indica il tipo. Sei stato tu a ucciderlo? Quindi dove stare con degli assassini? Vedi che si volta e torna dal tipo senza più guardarti, lanciandoti solo un paio di occhiate. C'è qualcuno che mi sta guardando? No, sei lì in piedi da solo. Però mentre sei qui si esco il cadavere. Pete, no, è ce l'hanno loro vicino. No, lutto. Cioè, c'è il tipo, tipo che si è voltato ed è ritornato dal corpo. Visto che io sono convinto, perché sono convinto di potermela cavare sicuramente meglio da solo. Visto che loro già non ne hanno già fatto morire uno, li passo e proseguo sulla costa. Da che parte ti dirigi? La parte con la sabbia o quella dove continua la spiaggia rocciosa? Quella che mi sembra sia più sicura. Spiaggia forse. Però rocciosa mi posso nascondere, però potrei spaccarmi qualcosa visto che è notte. Non voglio scaricare il cellulare come torcia e quindi vado verso la spiaggia. Ok, perfetto. Ogni tanto mi guardo intorno per i tizi che non mi seguono. Appena te ne vai vedi che Jean ti dice, la donna ti dice: ehi, dove stai andando? A vedere se c'è qualcun altro. Ci saranno altri sopravvissuti? Sì, ma potremmo avere bisogno l'uno dell'altro. Aspetta, potrebbe essere pericoloso. Ma magari anche qualcun altro potrebbe avere bisogno di un altro tipo me. Assolutamente, vedi che il tipo di prima... Sono un esperto. Una voce dall'altra fa un... Ma! Sono un esperto di sopravvivenza, sempre ragione. Il tipo di prima si rialza dal dare aiuto all'indonesiano, si volta verso di te e ti dice: ehi, mi sembra di averti detto qualcos'altro, non certo di andare via. Mi giro e me ne vado. Ok. Vedi che Pete, l'altro quello della nave, ti corre dietro. Non è che è bullo, ti avvicina e ti dice: ehi, aspetta, ragioniamo, cazzo, siamo da soli. Tu hai visto qualcun altro qua vicino? No, ma se si è salvato quel coglione là, si sarà salvato anche qualcun altro. Sì, beh, insomma, forse hai ragione tu, c'è qualcun altro che ha bisogno d'aiuto. Però credo che dividersi adesso, non sappiamo quello che c'è su quest'isola. Isola, cosa ci può essere? Tu non hai sentito? Non hai mai visto Survivals? Tu forse non hai ben capito quello che è successo. Ho visto tanti di quei video di Bear Grylls che sono più bravo di lui. E bevi la tua urina, così. Tu hai 18 anni, anni, giusto? Vedi che c'è il tipo che... Senti, non mi sembra il caso. Ok, se vogliamo andare a fare un giro, diciamo che sarebbe meglio andarci quantomeno in due. Se adesso tu decidi di andartene, questa è una buona idea. Io vengo con te, ma non credo sia il momento, visto che c'è qualcuno che rischia di morire là. Questo lo capisci? Sì, magari troviamo un medico. Scandendo le parole. Sicuramente qualcuno ci può aiutare, ma potremmo anche non va trovare bene, ma digli al tuo amico che io non prendo ordini da nessuno. Io sono stato capo Gilda 15 volte. Guarda, assolutamente non riesco a capire quello che tu mi stai dicendo e non me ne importa, però quell'uomo sembra abbastanza esperto, non so, forse un militare, che ne sai? Sono anche campione di COD. Andiamo. Sì, andiamo. Aspetta che se continua così... Fermo! ok, tornando a voi. Trappare la ok.
Guarda che alla fine non è tanto differente dal complottista, Sì, sì. No, alla fine potrebbero trovarsi. No, assolutamente. È altrettanto, ma infatti ben, è altrettanto ben giocato, solo che siamo il gruppo che, nel senso, siamo bravissimi nel fare un gruppo che è capace, che sarebbe capace in una situazione di totale comfort e di, beh, come si dice, ricchezza di risorse, di rovinarsi comunque da solo. Figurati sull'isola deserta, è come andare a giocare a Call of Cthulhu con un marito sessuale. Ho visto gente morire nei peggior modi in questa avventura, quindi proprio tranquilli. Siamo ancora in tempo. Stavo dicendo che appena, cioè dopo aver spedito lui a fare questa roba, io sì, certo, torno indietro e sono molto molto interessato a parlare con Owen. Ok, perfetto. Perché l'avevo visto scosso. Molto, molto scosso. E voglio provare a... Tanto che ti dico. Sì, facciamo a lui che è un tiro più che altro per vedere cosa riesce a recuperare. Tu arrivi facilmente a Riff. E lì vedi che effettivamente ci sono remi persi del gommone che stanno galleggiando o sono incagliati al reef. Vediamo un po' cosa ho salvato, se riesco a trovare la tabella giusta. Ah, eccolo qua. 5, 6, 8, 9. Era fortuna che indossavo i Bermuda. 10. Che cosa stai dicendo? La tua miniatura dei pantaloni. Se la miniatura è i pantaloni. Ma indossavo i Bermuda sotto i pantaloni. No, comodo. Sono dettagli. Sai mai te la volta in cui una fan ti butta nella piscina? È meglio non avere neanche i Bermuda allora. Neanche i pantaloni. Se sei a casa tua o sua. Ok, veramente è andata via da mezz'ora la tigre. Mi fai un tiro tu di su, cercare, quindi assumente i tiri migliori per Manto, per capire anche le cose che effettivamente ti sembrano recuperabili o meno. Guardate, ho trovato questo rocchetto di filo bagnato. Uno. Bene, evviva, ho trovato solo questo. Ok, un quindi, pezzo di corallo, un giubbotto salvagente e un remo. Beh, utile. Beh, il remo può sempre venire comodo. Sì, il nome è Remo Williams. Effettivamente, ecco. È notte e probabilmente il motore e altre parti del genere si sono inabissate e non riesci a... In realtà sono lì di fianco, ma non probabile, molto probabile. Ma tu non lo sai. Chiaramente se vuoi spenderci altro tempo, perché comunque ti intestardisci e vuoi star lì 3 ore, 16 ore, che ne so, a cercare, chiaramente vai anche di buono. Ma mi dai sopravvivenza zero. No, del party più o meno sì. No, io non, in realtà non rimango di tanto, perché nel momento in cui tiro su remo un'altra cosa, nella testa se continuo a ripassare ai tamburi. Chiaro. Quindi sono chiaro. Ti sembra di sentire. E prendo il remo e smetto di cercare, perché prendendo il remo, battendo sul corallo, sento tum. Comincio a cercare di riprodurre tum. Ok. Una botte di ferro. Fammi un tiro di controllo. Controllo! Sì, l'unico remo che hai trovato lo spezzi come un coglione. 5! Okay, ce la fai a non spezzarlo. Però ti rendi conto che effettivamente la tua forza è veramente difficile in certi casi da usare. Quindi fare cose... meglio tenere le cose, trattarle bene, perché l'hai sentito proprio scricchiolare. Anche solo quando l'hai preso in mano così per prenderla. Ed è metallo, tra l'altro. Infatti stavo dicendo, quanto devo farti questa domanda, che mano usavi? Il tuo personaggio che mano usa? Qualunque mano usi, in realtà. È questo il punto. Ah, una è semplicemente palese e l'altra ingrossata. No. È come il boy che ha il manone, però anche è la super forza. Esattamente. Infatti io mi chiamo Inferno... Nino. Cicco dell'Inferno. Cicco dell'Inferno. Cicco dell'Inferno. Mi nombres. Il mio giocatore che diventa lava si chiama Magma Gasm.
Insomma, no, quando la gente non i franchise scelgono i nomi dei supereroi. Esatto, hai il superpotere di non vergognarsi proprio. Assolutamente. Piscina della muerte. Esatto. Il nome è Piscina della muerte. Finché era di livello basso si faceva chiamare Vulcano. Poi quando ha deciso di diventare pubblico, proprio davanti alla telecamera, se ne è uscito con io sono Magma Gasm. Oh. Vabbè. Il tizio ha spento le telecamere, l'ha messa per terra, se n'è andato. Buttami vivo piuttosto, perché tanto. Allora, vabbè, comunque non, dopo facendo sta cosa, perfetto, io torno verso con verso il tuo scarso bottino, però insomma qualcosa. Tu hai cercato l'area lì intorno e ti avevo già fatto fare il tiro di... Sì, avevo fatto due. Hai fatto due, quindi non trovi assolutamente nulla. Ironia. Tu invece mi hai detto... La mia intenzione era di andare da Owen. Sì, di far risapire un attimo Owen dicendo... Ma allora, prima di tutto, come lo trovo? Dov'è? Allora, sì, infatti ti dico. Lì sulla spiaggia, diciamo, la famiglia, tutti quanti, sono un attimino più avvicinati, allontanati chiaramente dalla riva, sono avvicinati un po' all'entro terra. Okay. Nella zona più, diciamo, abitabile, tra virgolette, nel primo entro terra, quindi dove iniziano proprio le piante, hanno iniziato a, diciamo, accamparsi, togliersi i vestiti per farli asciugare, visto che comunque non piove, ci sono tuoni e fulmini all'orizzonte, ma non piove. Ecco, Owen è da parte, ecco, al momento da solo, con la testa fra le gambe, mentre il dottor Schwarzschild continua a essere a Marianne, Johnny, a Squarley, che altro, e la famiglia Ziveri sta cercando di dare una mano anche vista scarsa conoscenza dell'inglese. Certo, allora io comunque vedo la famiglia, che in quanto famiglia si può un attimino confortare da sola. Vedo John e Mary, Anne, che vabbè sono fratello e sorella, c'è Schwarzschild che li sta aiutando, Vasily è sparito con quell'altro pazzo, sì, psicopatico, e quindi mi avvicino a Owen, gli metto delicatamente una mano sulla spalla, se vuoi ti faccio una prova d'oratoria, e gli dico: figliolo, come va? Perché quando mi metti la mano sulla spalla, Owen non alza neanche la testa, rimane abbassato. Quando gli chiedi come va, vedi che alza appena, ti guarda con un occhio, e lo ribassa. Gli faccio un po' un sorriso e gli dico: mio papà, quando mio papà diceva, quando le cose vanno male, meglio alzarsi e camminare. Su, fai una passeggiata con me, magari troviamo qualcosa di utile e chiacchieriamo un po'. Vuoi spendere un po' di tempo? Sì, sì, gli dico, cioè, in particolare, cioè, quello che gli voglio far passare è: stare qua a piangerti addosso adesso ti fa solo stare peggio, dai, cammina un po' con me. Ti dico, che, per le prove d'oratoria, di solito il tempo base è qualche minuto, da 1 a 5 minuti. Vuoi allungarlo per ricevere un bonus, per riuscire a convincerlo? Utilizza un punto psiche. Allora, quello che mi interessa, tieni particolarmente allo stato attuale delle cose, io il mio personaggio pensa che sia più urgente mettersi a cercare qualcuno non troppo, non, cioè nel senso senza tirarla troppo lunga, quindi se ci riesco, buono, bene, perché nel caso lo stabilizzo, altrimenti quello che cerco di capire è davvero come sta, quanto è stabile, se è completamente sbroccato, se è in stato di shock, oppure se è soltanto triste. Sì. Dopodiché piuttosto mi incammino, il mio scopo era cercare di tranquillizzarlo mentre gli facevo fare qualcosa di utile. Benissimo. Perché due paia d'occhi sono meglio di uno. Fammi una prova di oratoria, no? Ok, è un D6 più 2? Okay. No, è un D8 perché ogni rango ti aumenta di uno step il dado. E il rango... io hai uno, siete di primo livello. Io ho due sforatorie. No, rango 2 è impossibile. Me l'hai fatto passare. Sì, hai preso un punto che te ne servono 5. Ah, no, un punto avanzamento in PA. Scusa, non avevo ogni capito. È la seconda colonnina. Okay. Okay. Anche questo è un pochino mutuato da Cyber. Non avevo capito una mezza. Chiaramente un po' cambiato. C'è un D8. Un po' fissato. 3. Ok. Vedi che... Ma tra l'altro mi sa che ci vogliono 10 per andare da 1 a 2, no? Da 1 a 2 a 10. Ah, ho capito, sì, quindi voglio. Sì, sì. Sì, l'abilità si aumentano esattamente quasi come nel mondo reale. Sì, sì, l'abilità sì, è chiaro. Certo, cioè, proprio per... Quindi ci vogliono mesi per imparare a sparare con una pistola o cose simili. Abbiamo lasciato proprio questa differenza, che invece i punti esperienza di sessione in sessione, i poteri si sviluppano quasi come nei fumetti, a una velocità incredibile. Beh sì, che poi è giusto per il semplice fatto che io, cioè,
faccio il prete, ho fatto chissà quante confessioni, ho parlato tutti i giorni della mia vita in chiesa, non è che adesso parlo una sera sulla nave con il comune. Ah, certo, assolutamente. E mi raddoppia la e mi raddoppia il bonus, certo, cioè, certo, senso, assolutamente quello. Vedi che dopo pochi minuti che gli parli, vedi che rialza la testa e ti dice d'improvviso, interrompendo la tua discussione, sì, andiamo. Bene, ci incamminiamo cioè pari a sinistra, dispari a destra. Ok, perfetto. Dispari a destra. Dov'è la mazzetta? Scusa, è qua. Quindi da questa parte qui. No. No, destra. Aspetta, io sono voltato verso la spiaggia. Se guardi il mare, facciamo allora. facciamo che per destra di qua adesso. Dai, facciamo che per novizia cioè che per felicità di trama andiamo di qua, così quello che non abbiamo visto. Ok, perfetto. Eventualmente lo vediamo. Quello che cerco, allora io tengo gli occhi bene aperti. Sì. Mentre comunque continuo a cercare di parlare tranquillizzarlo, magari farlo parlare. Se ci riesco, gli faccio domande, cioè da dove vieni, cosa fai, certo, nella vita, così mentre lo tranquillizzo capisco anche che cosa sa fare, che cosa non sa fare, per cosa potrebbe essere utile. Ok, benissimo. Intanto mi guardo attorno con la maggiore attenzione possibile per vedere se qualcosa o qualcuno è arrivato a riva. Ok, quindi c'è che anche tu guardi l'orizzonte, cioè, esatto, guarda il mare. Considera che fra la riva e il sottobosco mi concentro di più sulla parte piatta della spiaggia e della riva. Quindi è improbabile che veda qualcosa nel sottobosco ombreggiato, a meno che non mi va veramente di culo o è illuminato. Benissimo. Passiamo agli altri. Dopo ti dico appunto l'esito. Voi vi incamminate... vedi solo che il dottor Schwarzschild, quando ti vede allontanarti, ti dice dove andate? Siamo in coppia, facciamo un piccolo giretto, magari è arrivato qualcosa di utile sulla riva. Mi raccomando, non allontanatevi troppo. No, certo, certo. Voi altri, ditemi cosa fate. Mi sei io tornato a riva. Sono tornato a riva. Mi avvicino al dottore. Sì. Ho trovato... Vedi che quando ti avvicini la madre della famiglia Zivere richiama i bambini come per non farli stare troppo vicino. Vedi che c'è un pochino clima di... Per non parlare Johnny, che se proprio è da parte con sua sorella, il dottor Schwarzer ti viene incontro quando ti vede arrivare. Okay. Io sinceramente vedo il loro comportamento, ma non capisco. Sì. Ah, ok, bene. Ha l'empatia. Dottore ti dice è sempre qualcosa, li vedi che stanno andando, si stanno allontanando in cerca di cose utili o altri sopravvissuti. Ah, a proposito di cose utili, ho trovato queste. Vedo, sì, il rubotto potrebbe comunque tornarci utile nel caso volessimo provare ad allontanarci a nuoto, senza dubbio. E il remo, a qualcosa sicuramente tornerà utile. Ok, e me lo porto presto. Stavamo... quando anche tu che comunque sei l'intorno, io aspetto che lui si allontani dal dottor Schwarzschild, perché okay, voglio andare a parlare col dottor Schwarzschild di lui. Quindi ok, aspetto, perfetto, che lui si allontani. Vedi che io vado tutti quanti si stanno un pochino organizzando e il dottore dice ad alta voce: credo che dovremmo pensare anche di riposare qua, sicuramente qualcuno di noi dovrà svegliare per cercare gli aiuti, però abbiamo bisogno anche di... Guarda, è un dormire all'aperto sulla spiaggia, lì. Non so quali altre soluzioni potremmo trovare al momento. È notte. Sì, ma se viene a piovere? Quello potrebbe essere un problema, dovremmo rifugiarci sotto gli alberi. Qua non vedo nelle vicinanze nessun'altra... Sotto gli alberi. E mentre dico sotto gli alberi, mi avvicino agli alberi. Ok, perfetto. Vedi, quindi ci incrociamo, lui... io... Sì, lui sta girocchiando. Vado oltre... Non ti saluto. Vado oltre. Okay. E arrivo dal dottor Schwarzschild. Perfetto. E gli dico... Ma pensa che sia sicuro tenerlo così vicino a noi? Non sarebbe il caso di allontanarlo? Le radiazioni potrebbero... danneggiare anche noi, vedo che hanno già fatto dei danni su di lui, sicuramente siamo vittime di un esperimento, quindi non sappiamo cosa abbia fatto alla sua mente questa cosa, potrebbe credo impazzire e ucciderci capito tutti. Capito dove va a parlare e non le citerò fonti governative, bensì degli studi del celeberrimo dottor Shepard, che hanno dimostrato quanto la leggerissima radioattività Z emessa dagli Eros
non sarebbe di alcun pericolo. Io comincio a bussare sugli alberi a cercare di capire la durezza. Essendo tu un cospirazionista, il dottor Shepard potresti conoscerlo di fama. È un dottore molto famoso che ha fatto i primi studi sulle particelle Z e che è diventato un ecoterrorista, il leader di un gruppo ecoterrorista famoso a livello mondiale ora. Quindi ti ha citato, diciamo, una fonte. Sta quasi simpatico, esatto. Senza dubbio avete capito che forse è la persona un pochino più intelligente all'interno. C'è però un altro problema. Sì? Non sappiamo che cosa le radiazioni abbiano fatto al suo cervello se lui iniziasse a vederci come mostri da uccidere. Nel momento sembra collaborativo, se non fosse per la perdita della madre. Che potrebbe causare un trauma. Tira giù gli alberi. Attira cioè, giù cerca... le palme, sì. Proprio. Ok. Cazzo elastico. Vi voltate. Però ha molto senso questa cosa. Non dormire per terra è utile. Non vorrei che quello fosse il nostro collo. Senza dubbio non conosciamo di persona l'individuo. Credo che giustamente, come dice lei, dovremmo cercare di occuparcene anche sotto un profilo psicologico. E poi io starei attento a Vasili. Vasili? Sì. Perché senza dubbio. Non ho capito. Quando mi sono avvicinato alla foresta, lui è tornato indietro. Secondo me c'è qualcosa sotto. Sa qualche cosa che noi non sappiamo. Io credo che sia piuttosto sotto shock. L'ho visto parlare da solo. Ho visto gente molto brava a fingere di essere sotto shock. I suoi sospetti sono veramente tanti. Cosa ci assicura qualcosa su di lei allora? No, infatti, non dovreste fidarvi neanche di me. Credo di aver capito la situazione. E mentre c'è un facepalm. Vasili parla da solo perché è col microfono che parla, esatto, con la gente. In ogni caso, vedi che alza leggermente la voce e dice: chiunque abbia qualunque cognizione sulla sopravvivenza, credo che in questo momento torni utile. Potresti fare un po' meno rumore mentre abbatti quelle alberi. Vedi che si è avvicinata. Ok, bene. Dopo comincio a provare a prenderli a cazzotti se ti rendono giù nel giro. Però effettivamente vedi che le palme, quelle più piccole... Sì, non sto cercando di tirare giù una bomba. Le palme più piccole, effettivamente alcune proprio le pieghi come fuscelli, poco più. Proprio come rompere dei ramoscelli, okay. Così, per te, uguale. Li pieghi e li spezzi. Una mano, dottore? Fammi un tiro di riflessi. Mi pare che lui ne abbia già abbastanza di mani. Due. Poi. Okay. Vedi che... Lo prendi in faccia mentre... No, era solo quell'uno. Vedi che effettivamente... ancora nell'amministrare la tua forza tutto quanto, sì, in realtà è un tiro di controllo, fai un po' fatica. Il dottore, se ti fidi di quello che ti dice lui, ti aiuta un po' quantomeno nei spostamenti, perché abbattendo i rischi ti raggio tutti gli altri. Sinceramente da quel punto di vista non sono particolarmente pieno di me da... Ok, perfetto, e quindi... uno dei pochi! Iniziate ad abbattere alberi, a fare un po' di legname. Vedi che dopo un po', spinto dalla moglie petulante, anche il grasso padre di famiglia italiano a fatica inizia a cogliere legno. Tu dimmi cosa fai invece, dopo aver parlato col dottore. Dopo aver parlato col dottore non mi avvicino ai due fratelli, perché il tizio già mi odia. Mm-hmm. Quindi vado a esplorare l'altro lato rispetto a quello dove è andato il prete della spiaggia, per vedere se c'è qualcosa di utile. Ok, quindi vai nella direzione di qua, opposta di qua, esatto. Ditemi voi per quanto volete continuare a camminare, per quanto vi volete... Ma io sto camminando col tizio, è venuto con oppure adesso tu eri tornato, okay, indietro, se non sbaglio, no? Ditemi voi quanto volete andare avanti. Allora, io voglio andare, secondo me, in 5 minuti tranquillamente. Vedo che ci vedi. No. E dopo ci metti un tot finché non vedi più. Beh sì, esattamente. Diciamo che vabbè, cammino 5 minuti. Voglio intanto sentire cosa sta dicendo.
cioè nel senso cosa mi dice a riguardo di lui, di sé, se riesco a farlo parlare. E io ti dico, mi guardo attorno per tutto quello che potrebbe essere utile, quello che mi viene in mente è sì, che voglio trovare fonti d'acqua. Avremo distanza più che altro, quanto vuoi camminare, hai detto? Tempo, distanza. 5 minuti vuol dire un chilometrino, cioè... Chilometrino? Cazzo, tu? Ah no, sto correndo 5 minuti in un chilometro. E allora 10 minuti un chilometrino. Sì. Bene. Io no, io mi allontano di meno, è giusto per vedere sì, se 10-60 qualche cosa è arrivato nelle vicinanze, anche perché se poi è una cassa pesante da trasportare, non mi fido di Juan Carlos, non ho voglia di doverla tirare per 40 minuti. Ok, va bene. Va bene, allora, vi dico brevemente, non trovate nulla di che allontanandovi, neppure tu. Un chilometrino, quindi diciamo che ti allontani fino a non vedere neanche più gli altri. Esatto. Però sì, vedi che la spiaggia continua più o meno lineare, certo, diresti, quindi cioè, diciamo che va avanti. C'è un problema tecnico? Va avanti, sì, fino qua diciamo arrivi tu. Tu arriverai fino qua. Mm-hmm. Certo. Poco più. Spiaggia avanti più o meno sempre uguale. L'unica cosa che tu scopri in più rispetto a lui è che è appunto qualcosa in più su Owen. Owen si chiama Owen Marango, si apre abbastanza facilmente, anche perché sembra essere piuttosto che sembra essere stato congelato dalla morte della moglie. Ha avuto solo quell'attimo di ira quando lui aveva fatto troppo casino sopra la barca, quasi come se avesse seguito istintivamente la reazione di Johnny, mentre adesso con te sembra essere proprio calmo e aperto. Ti posso aggiungere che ha 34 anni, è africano. Cosa fa di mestiere, mi interessa? Si era appena sposato. E fammi tornare un altro tiro. È un gioco, dai. E che cazzo? Siamo io a tiro uno, due. Però anche sul tuo personaggio non c'è nulla da ridere. In ogni caso ti dice, hai scoperto che faceva il muratore. Ok, perfetto, beh, già mi interessa. Faceva il muratore. Ok, va benissimo. Vedi che più volte tira fuori un ciondolo con la foto della moglie. Ah, io intanto mi passo il rosario fra le mani. Perfetto, vi volevo dire, è passato un po' di tempo, siete abbastanza stanchi, iniziate ad avere sonno, diciamo che sono passate già più di 2 ore dopo l'incidente. Ma torniamo un attimo a te, torniamo un secondo a te. Allora, vediamo un po'. Tu sei tornato insieme a Pete, dove c'è Frank, l'uomo indonesiano. E quello che ormai è un cadavere, l'altro? Vedi che Frank si volta e dice, si chiama Willy. Ora, dobbiamo decidere da farsi. Io credo che la soluzione migliore sia provare a accamparci per passare la notte. Dovremmo cercare appunto qualcosa in più, per magari qualcosa proveniente dalla nave. C'è una cosa più importante prima, però. Ossia? Se ci capissi qualcosa, l'avessi proposta prima. Dimmi pure. Cosa intenzione di bere quell'acqua lì? E gli indico tipo il mare. Non credo che sia la nostra preoccupazione principale ora. Questo uomo sta morendo e a meno che non siate già disidratati, siamo tutti abbastanza idratati per raggiare qualche giorno. Sì, appunto. È notte, non vedi? Senti, se hai intenzione di creare dei problemi, puoi dirlo subito. Non dovrai fare altro che sfruttare quello che io farò qua per tenerci tutti al vivo. Ti va bene, ragazzino? Ma penso di sapere più di te. Ti metterò alla prova, allora. Vieni con me. Perché sono io che ti metterò alla prova. Andiamo a prendere la legna. Mi sta immaginando su serio uno sull'isola, che appunto... E cosa hai intenzione di farci con la legna? Per salvare... Prova a costruire un rifugio, una tenda, con gli arbusti, le foglie. Sulla spiaggia. Tu che intenzione di fare hai, ragazzino?
Posso fare una prova per sapere quanto per video di YouTube, tipo il tizio quello che costruisce le palle palizzate con la creta? Cioè, so la teoria, non saprei assolutamente dove trovare la creta o tutto il resto, però penso di avere abbastanza conoscenza su tutti i video di survival che ho visto. Ok, sì. Per sapere la teoria. Sì. Hai qualche abilità? C'ho, vabbè, lo smanettone, lo smanettone, puzzle, giochi e gaming sempre. Smanettone però è per più abilità informatiche, immagino. Sì, sì, no, ma il mio smanettone web, ho detto che non era che sai fare le cose, che io sapevo cercare tutto e avevo guardato tipo un sacco di cazzate. Allora è più hobby web e televisione, diciamo. Ecco, okay. Sì, andrebbe più, sarebbe più giusto. Ok, quindi non sai da 6? Sì, no, allora in quel caso qua ti rendi 8. Sei... Non ce l'ho hobby e televisione. Di hobby c'ho puzzle e giochi. No, no, dico, in quel caso qua smanettone. Ah, ok. Sarebbe più hobby, televisione, web. Ah, sì. Se Esatto. Metterlo sotto. Sì, ok. Perché non ti dà vere e proprie abilità informatiche, conoscenza, programmazione, software. Che hai visto un sacco di cazzate. Hai visto un sacco di cazzate, esatto. Proprio per quello ci abbiamo messo gli hobby. Fumble. E due. Secondo Fumble. 2 e 1. 2 su 2, Io gli inizio a parlare delle cose complicate, tipo già della casa fatta con la creta, sì. Perché poi forgiamo le spade. Parti dal una volta punto che 10. Forgiamo le spade, parti dal punto 10, certo. Ovviamente ammazziamo i pesci con le lance, ci chiamiamo delle belle lance fatte bilanciate. Mentre tu parli, vedi che si volta verso Pete, gli dice: senti, mi sembra stabile, dobbiamo solo portarlo da qualche altra parte. Sicuramente non è stato trapassato in organi viventi, sennò sarebbe già morto probabilmente. Se avessimo un'ascia potevamo costruire una lettiga. Io e lui andiamo a prendere la legna per costruire una cazzo di lettiga. Che era solo Pete. Peccato. Voi aspettateci qua, non muovetevi se non nell'arco di 40 metri massimo da questo punto esatto. Anche 50. Oddio, sai che bello, okay. Se l'oggetto che pianta un oggetto che aveva piantato nel petto era un'ascia. Io dico anche 50. Questo per far vedere che io ho l'ultima parola. Seguimi. Cretino. Sei tu che stai seguendo me. Ok, entrate all'interno della foresta. Io mi preparo per dargli un colpo fortissimo appena provo a fare qualcosa di strano. Cioè sì. Sto sull'attenti, non mi guardo tanto intorno. Che cazzo stavi facendo su quella nave? Mm? Che cazzo stavi facendo su quella nave? Avevi dei genitori, eri da solo? Ero da solo. Ok. Credo che dovremmo darci da fare per trovare un po' di legna secca adeguatamente. Non pensi che quelli lì siano un po' un peso morto? Scusa? Non pensi che quelli lì siano un po' un peso morto? Un peso morto per? Per noi. Per sopravvivere. Io non ho capito se ci fai, ragazzino. Volevo vedere come la prendevi. Se potevo fidarmi di te. Non in realtà pensavo di abbandonarli proprio. Non riesco proprio sinceramente a capire che cazzo hai per la testa. Però Willy deve rimanere in vita. Sarà un po' difficile che questo sia chiaro. Non perché non faremo niente per aiutarlo, ma in quelle condizioni, per quel poco che posso capirne, senza antibiotici, un ospedale, un medico decente, non so quanto potrebbe durare. Potresti arrivare a dover fare la scelta di ucciderlo, alla fine tanto YOLO, no? Tanto, YOLO. You only live once. Vedi che gira un marsupio e tira fuori dei farmaci. Qualcosa io ho. Come penso tu abbia in realtà già capito nella tua piccola testa di cazzo, senza di me siete morti qua. Beh, si può discutere su questo, però vai avanti. Mette via le cose prima di scendere da quella cazzo di nave. Non so cosa tu abbia fatto, ma quelle che hai detto prima sono tutte balle. Io ho messo da parte un po' di cose, neanch'io sono disposta a spartirle con altre persone. I due della nave sono già di troppo, hai ragione. Ma che c'è questo? Fino a che punto sei disposto ad arrivare? Willy deve rimanere vivo.
Hanno qualcosa di utile, i due? Credo di sì. Aspettiamo la notte, prendiamocela e andiamocene. Molto bene. Io sto pensando che di notte gli rubo tutto e me ne vado. Sei una bella testa di cazzo, però sei una testa di cazzo che può tornare utile per saltare fuori vivi da questa situazione. D'altra parte non andresti molto lontano senza di me. Ora prendiamo quelle piante di... e ti dice un nome di pianta esotica di qui in acqua. Cazzo di niente. Ah, l'ayahuasca! La certo. Pianta della caravana. Ok, e, dopo aver avuto questo rapporto iniziato un po' strano... mi fido ancora di meno, chiaramente. Logicamente iniziate veramente a raccogliere un po' di legna e ci spendete una mezz'oretta abbondante. Voi altri tutti, diciamo che tu in breve tempo hai tirato giù un po' di piante, sono, vanno un po' legate fra loro tutto quanto, quindi un altro paio d'ore almeno prima di avere una parvenza di qualcosa ce le impiegate e ovviamente siete tutti stanchi a bomba alla fine. Sì. Voi altri che siete tornati indietro collaborate? Io non torno indietro, io quando sono arrivato un po' distante sì, cerco se ho ancora il peyote che mi ero nascosto nelle mutande. Benissimo, facciamo un bel tirino per vedere. Ok, quello no, non ce l'hai più. Quello purtroppo il bagno in acqua... L'unica cosa che possedevo. Carino! Non è sopravvissuto. Non è finito il peyote. Forse ti senti un pochino forello perché magari un po' ti si è sciolto addosso e la pelle ha fatto passare, però poco altro. Speravo di fare una cosa, il famoso rito dei messicani okay, che prevedono il futuro mangiando peyote, ma non avendocelo non posso fare molto altro. E ti è anche andata bene, credo che in una situazione del genere un bel trip a un 90% di probabilità. Ma era quello che speravo. Ok, okay, non ho una cicatrice sul collo per niente. No, no, infatti immaginavo. Niente. Ditemi se volete fare qualcos'altro, se la stanchezza inizia. Io. Dato che non ho il peyote, guardo se ci sono altre piante o animali tropicali che si possano usare. Senza dubbio, di piante strane ce n'è a bomba. Pesci, notte. No, io difficile. Penso più alle rane. Le rane da recchiare. Ah, ok, ok. Che quello dovresti chiaramente addentrarti nella foresta. Chiaramente capite che notte tempo. Non è il caso. Non è nel caso, probabilmente visti i rumori che avete sentito provenire dall'interno. Allora torno indietro e mi dirigo verso il prete, che è l'unica altra persona dotata di buon senso che mi pare ci sia. Sì, invece io. Si stanno tutti ingegnando per costruire Johnny. Considera che a metà strada, durante il ritorno, sì, dico a Owen, sì, figliolo, io penso di dovermi raccogliere un attimo un momento per me, vai pure avanti, ti raggiungerò subito. Credo che aiuterò gli altri. Grazie figliolo, appena arrivo do una mano anche io. Vedi che a testa bassa, esattamente come ti ha seguito, va ad aiutare gli altri a costruire. Quando è abbastanza lontano, perché sì, sono ancora 500 metri, chiaro, perché devo capire se è un'allucinazione oppure no, certo. Provo a rivivere la sensazione che avevo vissuto quando ho sentito la faccia cambiarmi. Sì. E sei diventato Satana. Cercare di invertirla. Io avevo cercato di farla sparire. Provo a farla ricomparire. Ti rendi conto che è facile come fare così col braccio? Ah, è proprio naturale. Che ti spuntano le corna e ti... cambi la faccia, è come se abbiamo il disegno. Sì, è come se avessi il disegno originale dei nuovi muscoli all'interno della tua testa che ti permettono di far uscire queste parti e cambiano tutta la muscolatura della faccia. Oh mio Dio. Senti che quando sei cambiato anche la tua voce è picciata leggermente verso il basso. Ah, oh mio Dio. Leggermente, sì. Cerco di toccarmi la faccia. Sono appuntiti, sono... Che sensazione mi danno, cioè... Allora, le corna sono in realtà leggermente... Le ho un po' drammatizzate, forse, nel disegno. Sono più zabra. sono leggermente appuntite.
hai delle condizioni di medicina, qualche tiro particolare che potrebbe aiutarti? Allora, io sono un seminarista. Quando, cioè, se ti laurei da seminarista, hai fatto poca medicina, un po' di erboristeria, tanta storia, certo, tanto, certo. Cioè, nel senso, tanta preparazione di birre. Cioè, da seminarista posso avere quelle cognizioni, tra virgolette, un po' arretrate, come si dice, di prima assistenza, tra virgolette. Ti posso dire solo allora che, cercando di toccarti la faccia, a parte le evidenti mutazioni, certo, ti rendi conto semplicemente che niente, hai meno motilità facciale quando certo, subisci questa trasformazione. Sembra tutta la tua faccia sembra più fissa, più callosa. E se mi picchietto sembra più resistente, mi faccio meno male? Esattamente. Cioè, ti fai male alla mano. Certo. Come cazzo, ma provo delle ossa? Provo a fare la stessa cosa. Ma provo a estendere, mano, appunto, a fare la stessa cosa, non sulla faccia, su una mano, su una gamba. Quanti punti di esperienza hai preso? 5. Puoi spendere per prendere multiplo e lo estendi a un'altra locazione del tuo corpo scelto. Go go Irish Ranger. Sai, attenzione. Così spiego anche le regole, ovviamente. Certo. I potenziamenti sono o specifici o generici. I specifici sono legati a un singolo potere. Generici sono generici del personaggio. Potete avere tanti potenziamenti specifici per potere pari al vostro livello di personaggio. Potete avere tanti potenziamenti generici pari al vostro livello di personaggio. Quindi, chiaramente, se lo scegli, sarà poi, finché sei di primo livello, certo, e si passa al secondo a 20, sarà bene o male quello come potenziamento specifico per quel potere, ovviamente. Però, ecco, insomma, potrebbe essere utile. Facciamo questa cazzata! Sì! All-in! E inoltre mi sbrindellerò i vestiti, perché io scelgo busto. Busto, ok. Che se è come ho capito io, è una cosa che mi potrebbe proteggere da urti o cose del genere, so che magari devo stare in mezzo alla burrasca oppure cado da un'altezza, preferisco il busto. Cioè, sono tutti gli organi vitali, sono lì, mi spezzo una gamba ma non mi spezzo. Non è una cattiva scelta, effettivamente. Vedi che effettivamente ti sbrindelli, come hai appena detto e supposto. Vedi che queste lame, questo effetto si riproduce esattamente anche su tutto il suo corpo. Oh mio Dio. Un turno da battaglia diventa riccio, man. Oh Gesù. Ma io che stavo andando verso il prete. Esatto, quella l'aspettavo, appunto. Quanto vedo di questa cosa. E adesso mi fai un tirino ad osservare, se hai delle abilità tipo giornalismo, investigare, cose del no, genere. No, sempre solo droghe, hiking e finanza. Ok, perfetto. Quindi un generico dado da 6. Prego. 5. Sì, direi che... Che bello. Oh, cazzo, ce n'è un altro! E cerco di nascondermi da di lui. Ok. Così entriamo un po' nel vivo, esatto. Niente, io li rinfodero e torno. Quindi non so niente di questa cosa. Però non c'è più la blusa. No. Ok, torni. Rinfodero, vedi che effettivamente riesci a farlo a volontà, e ti sembra proprio di riuscire a farlo, non riesci a estenderlo ad altri organi, ad altre parti del tuo corpo, però vedi che già sei riuscito ad aumentarlo. Ok, io mi butto nelle piante per non farmi vedere mentre lui torna indietro. Ecco, perfetto, sei lì tutto concentrato per non farti vedere e vedi che lui nel tornare indietro casualmente, improvvisamente, cambia direzione e decide, per uno scherzo del destino, di passare proprio, di venire proprio dove sei tu, proprio nel momento in cui stava passando più vicino a te. Io mi acquatto ancora di più. Non puoi muoverti tanto perché sei in mezzo a roba che farebbe rumore, diciamo. E resto pronto nel caso lui mi attacchi a... Lui ti passa di fianco senza averti assolutamente notato, nonostante siete a questa distanza. E tu sei tutto quattato, te l'avrebbe visto sicuramente.
Allora inizio a seguirlo perché penso che sia controllato mentalmente da qualcuno che quindi mi stia ignorando perché è controllato da qualcos'altro. Questo è molto logico, obiettivamente. Certo, dai, fomentiamolo. C'è cospirazionismo, metacospirazionismo all'interno della sessione. Poi di Claudio, Claudio. È questo che lo rende meglio. Certo, assolutamente. E preoccupante allo stesso tempo. Conosci il tuo nemico. Il mio amico che gioca il divino, che crede di essere un angelo vendicatore di Dio, è un mio amico satanista. 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 Non per scherzo. Allora. Sì, vedi che dopo poco lui in realtà ritorna tranquillamente al campo base, chiamiamolo, parla normalmente con gli altri, immagino che ti relazionerai con gli altri. Sì, io voglio dire, penso di volerlo dire a tutti, ma la mattina, perché siamo tutti troppo sconvolti. Sì, sì, sì. Io invece vado dal professor Rothschild, no, Rothschild. Ci uscire tutti. Credo che abbiamo un altro problema. Dite. Anche il prete ha qualcosa di strano. Credo che qualcuno stia controllando la sua mente e gli sono spuntati degli spuntoni ossei dal corpo. Oh, certo, certo. Vuoi farmi un tiro per convincere? Perché lo vedi veramente proprio poco. Sì, sì, sì. 4. Credo che rimanga poco convinto. Sì, anzi, ne sono praticamente sicuro, perché a livello di psiche lui è messo abbastanza bene. Dice, sì, certo, certo, credo che abbiano tutti bisogno di un po' di sonno. È vero, cioè, l'ho visto succedere. Abbiamo Guardi, visto non ha più la blusa. Tutti, molte cose. La maglia. No, in realtà vedi che ce l'ha strappata. Tu hai buchi. Tu lo noti che ha più buchi di prima, gli altri sembrano innanti perché tutti i vostri vestiti sono messi male. Malmessi. I miei erano malmessi anche loro? I tuoi vestiti sì, abbastanza. Però insomma sono ancora integri, diciamo, tutti i vostri vestiti. Diciamo che attualmente il dottore sembra proprio non lo sta neanche guardando. Ok, inizio a dubitare. Si è dimostrato la persona. Inizio più a dubitare anche del dottore. Che probabilmente è mandato dal governo pure lui a questo punto. Anzi, forse è lui la causa. Forse è lui il governo di questi incidenti. Li ha toccati tutti. E inizio ad allontanarmi tenendolo d'occhio e andando verso il lato più lontano della il campo base. Il campo. Ok, perfetto. Piccolino, chiaramente. Tornando a voi invece. Tanto qui fuori si sta formando un oceano. Sì, proprio lì? Tutto qui attorno. Milano, proprio? Sì. Ok, perfetto. Possiamo lanciarci dal balcone. No, soprattutto questa qui. Zona. Questa zona qui. Quindi Palma ma non Atlantica questa strada. Adesso. Non questa strada, ma si metteva di là. Una volta mi hanno chiuso dentro tipo apocalisse zombie, c'erano le macchine di polizia che bloccavano tutte le strade dicendo non si può passare, ma io devo andare a casa, quindi in un modo ci sarà. No. Bene, avevano aperta tipo una ma lontanissima. Ho sparato in una gamba. Sparato. Per quello non mi fido di nessuno. Io nel frattempo comunque mi sono fatto un cuscino con le foglie della palma. Ok. E io tornando indietro al campo poi con il tizio. Sì. Si stavamo tornando indietro? Sì, e infatti stavo dicendo. Voglio cercare di capire qual è effettivamente il suo piano e provare a registrarlo col cellulare. Ok, perfetto. Nel tornare indietro, dopo un po' che avete raccolto i rami, piuttosto in silenzio, dopo quella breve ma concisa conversazione, quindi il tipo ti dice semplicemente, torniamo indietro e vediamo che cazzo stanno facendo quei due là. Quindi, adesso non facciamo niente, ma poi, appena c'è l'occasione, i due tizi vediamo cosa c'hanno, magari lasciamo malmessi in un angolino dell'isola e noi pensiamo a noi, perché non hanno la chance di sopravvivenza, quelli lì sono abituati a stare su una nave, tutte, ricchezza, evviva, tutti felici, gioca giù. Senti, tu limitati a fare quello che ti dico e ti assicuro che arriverai alla fine in vita. Sì, ma ancora non mi hai detto niente, dammi un accenno. Non possiamo fermarci qua sulla spiaggia, dobbiamo addentrarci nell'isola. Perfettamente impersonale. Sì, sì. E in qualche modo dobbiamo. Ehi, ma che cazzo c'hai nella tasca? È partita. No, no, no. Sì, ci sta. È partita la notifica della batteria bassa. Scarica. No, ti dice. No, ti dice.
dovremmo addentrarci nell'isola. Mi sembra un'ottima idea. Con Willy messo in quelle condizioni non tanto, ma se siamo io e te possiamo farcela. E dei due tizi che ne facciamo? Dei due tizi ce ne occuperemo al momento esatto. Se ci aiuteranno e ci seguiranno, bene. Non credo sarà il loro piano. Cazzo, non ha parlato di niente. E lo seguo verso il campo. In realtà qualcosa ha detto. Tornate verso la spiaggia e vedete che i due tizi sono lì. Hanno portato Willy vicino al limitare della foresta. Questo c'ha un... ha un qualcosa che gli entra proprio sotto il costato. Okay. Cazzo, come Lara! È ancora vivo, ma ovviamente. La differenza è che Lara Croft se lo toglie da sola e poi cammina e poi normalmente all'inizio del gioco. E poi difatti, guarda, faccio no, un po' più come il Last of Us. Ok, questo è steso a terra, privo di sensi. Vedi che gli altri due stanno cercando di organizzare appunto anche loro un piccolo campo base. Appena tornate con la legna, vedete. Io sono stanco. Effettivamente, anche dopo aver cercato la legna, ancora non ti sembra di avere dato cenni di stanchezza o cose simili. Perché altrimenti mi sono appena svegliato, ci sta. Sì, è una cosa del genere. Una cosa del genere. Tutto questo è piuttosto strano, alquanto strano. Fame? Fame ancora niente, però sei tranquillo, diciamo, per adesso. La cosa particolare è che Frank dice subito: ora faremo una cosa di fortuna qua, accenderò un fuoco. Non mi sembra una grande idea. Per quale motivo? Accendere un fuoco qua. Perché non sappiamo cosa c'è su quest'isola. So come costruire. Non hai visto Lost? Però so come costruire un fuoco coperto. Sì, anche io, ma anche qualcuno sa costruire una bomba atomica, ma non è che la usa così. Vedi che gli altri due intervengono e dicono: no, invece dovremmo fare un fuoco scoperto per segnare la nostra posizione. A chi? In fondo il ragazzo non è così scemo. È meglio che per questa notte... Cosa è successo alla nave? È meglio che infatti per questa notte passiamo la notte senza farci vedere da nessuno. Sì, ma cosa è successo alla nave? A chi lo chiedi? Al tizio Frank, sì. La nave affondata. Iceberg? Qui? Vedi che la ragazza interviene e dice: c'è stata un'esplosione, ma non ti ricordi veramente niente? C'è stata una fortissima esplosione. Si stava dormendo, effettivamente, probabilmente. È stata una forte esplosione. Non si sa causata da che? Assolutamente no. Abbiamo visto un lampo e tutti quanti. Deve essere tutto un piano del governo. Una luce appagliata, solo di sangue. Bravo. Anche a distanza. Potrebbe essere un test di ARP. Ho visto un video dove ne parlavano. In ambientazione, che figata. In ambientazione è controllato dall'IMMER, il gruppo di ecoterroristi di cui parlavo prima, peraltro. Per cui potrebbe essere davvero. No, scherzo a parte, gli altri due vedi che cercano di dire: ma abbiamo visto mentre venivano in qua a Frank, intravolano una discussione in cui dicono: abbiamo visto venendo in qua forse altri sopravvissuti, non ricordo. Vabbè, sentite, questa è la legna. Io vado a fare un giro a vedere se trovo qualcuno. Poi se non c'è nessuno, in caso accendiamo il fuoco. Vedi che Frank si volta verso di te, ti pianta un'occhiataccia, ti dice: no, adesso accendiamo il fuoco. Gli altri due dicono: ma effettivamente c'era probabilmente altra gente. Poi dietro quegli scogli, indica degli scogli poco lontano, avevamo visto come una scialuppa che si era incagliata, qualcosa, sicuramente c'è certo, qualcosa. Chissà dove siamo, prendiamo una scialuppa nell'oceano. Questi due, tra l'altro, non hanno sentito me che tiravo giù alberi. Evidentemente, siete più lontani. Io vado a fare 5 minuti di camminata. O su due isole diverse. No. Vado a fare 5 minuti di camminata in là. Mi assicuro che ci sia qualcosa che possiamo usare per aiutare. Vedi che Frank continua a dire: no, la scialuppa che si era schiantata era distrutta. Non l'ho la scialuppa, per la spiaggia. No, ti dico, l'ho vista bene io, lo dice gli altri due. Mm-hmm. Si è creato un... Forse è quella che si è spaccata. Si crea un attimo di pasticcio, si crea fra i due, fra il gruppetto, in cui gli altri due continuano a dire che bisognerebbe guardare in giro. Mi vado in giro, intanto che loro bisficciano, me ne vado. Ok, perfetto. Non sono stanco. Frank, l'unica cosa che ti dice è: stai dove ti posso vedere. In realtà non vorrei farmi vedere da qualcos'altro. Dimmi dove vai. Vado verso la spiaggia, quella dove avevo iniziato ad andare prima che mi inseguissero. Mm-hmm. Appena posso mi nascondo.
Sì. E tiro dritto finché non inizio a sentirmi un po' stanco. Ok, benissimo. Vedrò bene. Anche 2-3 ore, 4 ore. 5, 6, 7. Niente in maratoneta? In realtà al momento sto cercando l'altra fazione per schierarmi con loro e dirgli che quello c'ha i farmaci. Ma tu sei già di Others. Sì. Vado dagli Others, dai di Others. Gli altri altri. Come direbbero dei appunto moro è quegli altri. Perfetto. Fammi un tiro per nasconderti. Hai qualche abilità? No. Immagino di no. 2. Sei migliorato del doppio rispetto al solito. Tirando da 8, raddoppiato. Bene. Incredibile. Hai fatto 1? E il mio culo continua anche sul Bunny Heroes. E vai. No, cioè, è abbastanza semplice vedere che sei nascosto. E no? Il cellulare funziona. Tra un po' trovo la nave. Esatto. Ed è con le chiavi. Con le chiavi ed è l'unica nave che può essere guidata o da un equipaggio intero o da uno di 18 anni. Esatto. Appassionato di videogames. Cercami un modo per meno malo. Perché ha la console. Ho capito esatto. Che qua c'è sei poco da andarci. Sì, no, no, le so già. Allora. Vediamo un po'. Tu ti allontani dopo un po'. Facile sto urbanino, scusa. Bello. Ti fai dentro la foresta e muori. Attenzione. No, non vado nella foresta, continuo sulla spiaggia. Continui sulla spiaggia. Cioè, no, dico, ti fai un attimo all'interno della foresta per non farti far perdere le tue tracce. Dopo riesci sulla spiaggia e vedi che effettivamente dopo 5-10 minuti che cammini. Accelero il passo. Nessuno sembra averti seguito. Ah no, no, tu vuoi andare avanti anche ore e ore. Io sono uno sedentario. Sì. Quindi quando prendeva e si faceva quei 2 chilometri quando è uscita Pokémon sulla Psy. Sì, perfetto. Vedete? Era stanco dopo 2 chilometri a piedi. Certo. Adesso va piano, camminata quella proprio. Sì, tranquilla. Sì, parti camminando. Se dopo 10 minuti non sono per niente stanco, accelero il passo. Benissimo, allora, dopo 10 minuti e qualcosa, diciamo che non percepisci stanchezza, in particolare le gambe sembra che vadano. No, spezzato, ecco cosa intendo quando dice spezzato il fiato, runner high, e inizio a accelerare un po' il passo. Dopo un po', comunque accumuli un punto fatica, quindi segna okay. Pure. Però, ma lo sento? La differenza è questa, che lo senti molto meno. Quando tutte le volte che si accumula un punto fatica, ce la fa una prova d'affaticamento. Solitamente quando si accumula il primo non si fa perché è automatico passarlo. Però in questo caso il tiro dovresti fare lo stesso. E in questo caso vorresti sapere anche che hai un bonus fisso di +1 su tutte le prove di affaticamento. Cosa alquanto desueta nel gioco avere bonus fissi. Ma bonus di +1 è che gli tiri il dado +1. Sì, tiri il dado +1. Quindi lui non tira fino a +2, fino a 2. Quindi non ha più il minimale di 1. Come tu non ce l'hai anche per super forza. Diciamo che vado avanti fino a che. Diciamo che se riesco avanti a percepire più o meno arrivare quasi alla seconda fatica. Sì, esatto. Ma non arrivarci. Già con questo ti posso dire, vediamo dove arrivi. Diciamo. Dopo un'oretta quanto potresti aver percorso? Sei nel Bengali. Non è che è Bengasi, nel Bengali è un posto di questa dove fanno i fuochi d'artificio, esatto. Le cose di illuminazione. In un'ora quanti chilometri potrebbe percorrere una persona a piedi? In un'ora? Diciamo un'ora. Aspetta, un pro gamer. Un pro gamer. 4 km, 4-5 km. Dividi per 2. Se corricchi un minimo fai 10 km in un'ora. Aspetta, ma non ti ho detto che il mio hobby è giochi e sono il campione mondiale di campana. Ok. Allora se fai 4 km mi hai rubato 50 stoffe di pezza. Se dopo aver percorso dopo un'oretta decidi di andare avanti ancora un po', perché effettivamente ti senti molto meno stanco di quello che è. Cioè al momento penso di anche diventando stanco di riuscire a tornare indietro. Sì, probabilmente sì, no, assolutamente. Avanti, tranquillo. Continua ad andare avanti e dopo un'oretta e un quarto, un'oretta e mezza neanche, effettivamente fammi un tiro ad osservare e fate uno anche voi altri. Beh, ma sai che 5 dopo un'oretta e mezza probabilmente io sto dormendo.
Ma in realtà le cose temporali, esatto, osservare esatto. Il continuum è mente, giusto? Osservare come Varys sulla nave alla fine. Ah no, aspetta, io mentre cinque. Anch'io okay, cinque. Perfetto, quindi voi altre No, ne ho due io. Vi accorgete che a un certo punto da spiaggia dietro una roccia sbuca uno. Lo vedete in controluce. Io non ho ancora visto nessuno in realtà, sì, sto guardando un po' la foresta. Sto guardando intorno. Nel momento in cui lo vede è quello quando stavo tagliando un albero in due per fare due. Colpo dello spaccamontagne di Okuto. Non ricordo ancora. Detta anche tecnica dello scozzettone. Sì, credo. L'altro nome ufficiale fosse quello. Sì. Io quando lo vedo mi avvicino a lui tenendomi nascosto per non farmi vedere e scoprire quali sono le sue intenzioni e se anche lui è mandato dall'esercito o dal governo. Vedi che si avvicina un ragazzino sui 18 anni, i capelli sono corti, corti ma fatti male, cioè come se o se ne fosse tagliato da solo o qualcuno di non capace, una maglietta... Non penso tu sappia cosa c'è sopra, ma è una maglietta di International Karate Plus. Ok. Jeans e scarpe. Non c'è calzini, se li hai tolti perché hanno un bagnetto. Niente di più, forse un bastone, sì. Visto che... Sì, si sì, è appoggiato così. Al massimo un bastone, visto che hanno scattato legno. Ditemi, io non vedo ancora nessuno. Io mi giro attorno che ho un... Voi siete nel pieno della costruzione, diciamo, del campo base in questo momento. Il prete è sveglio? Il prete si è sveglio e sta dando una mano. Immagino, non so, poi ditemi voi. Sacerdote? Sì, dimmi. Sacerdote? Dimmi. Cioè, lo spingo, cerco di far piano. Ok. Cioè, mi giro la testa verso il tizio. C'è un... c'è qualcuno là? Cosa dici? E prendo il tronco e lo uso per indicare là, là. Guardo meglio. E vedi che effettivamente c'è qualcuno quando te indica. Un sopravvissuto. Ehi, siamo qui. Lo vedo. Ehi, c'è altra gente. Sì, c'è gente, una palma. Ciao. Mi avvicino. Lui lo vedo. Diciamo che ancora in mezzo alla gente non si nota così tanto, soprattutto... Dimmi quando lo vedo, perché io lo conosco. Vi avvicinate a lui, ditemi come... Sì, io gli corro incontro, mi avvicino. Io mi avvicino nascosto a lui per vedere la reazione quando vede loro che sono trasformati, per capire se lui non è trasformato. Coinvolto. No, lui, Juan Carlos. Solo lui. Oh, ragazzo, stai bene? Sei ferito? Oh, no, sto benissimo. Oh, meno male, si è ringraziato il cielo. Che strano accento. mio padre non mi picchiava se non mi vestivo da whisky. Mi è rimasto dall'infanzia. Vieni con me. Un attimo. Oh sì, certo. Chi siete? Siamo naufragati. Ci siamo salvati perché siamo saliti su una scialuppa della nave. La nave è quella che è esplosa. Sì, esatto, quella. Beh. C'è dell'altra gente di là che è sopravvissuta. Si avvicina anche il dottor Schwarzschild. C'è dell'altra gente che è di là che è sopravvissuta. Però uno mi sa che è del governo. Dici sul serio, ragazzo? E vedi che in quel momento tu noti anche che c'è qualcuno con un braccio ipertrofico. Sì, che mi sto avvicinando con... Prima la gente è Obelix quando si avvicina con il... La palma, lui. Guarda il braccio. Grazie. Sì, prima guardo solo il braccio e si spalanca la bocca e meraviglia. Ti faccio... che cosa strana. Ciao. Chiaramente capisci subito che è un io. Juan Carlos? Oh, Slytherin! E prendi a lontano dalla mano. Mi allontani. Croc! Oh no! Cosa? Sei famosissimo! Grazie. Vuoi fare gli autografi con quella roba? Beh, so usare l'altra mano, però non è quella con una cosa gonfiata, è quella senza dita e quindi faccio un po' fatica. Io ti seguo da quando hai fatto il mozzo su Firefly. Non quella porcheria che hai fatto dopo. Quale il... Le telenovelas, le cose lì. Ma le donne avevi un futuro. Che cacchio è successo lì? Cambiare mano ogni tanto? Effettivamente a te potrebbe anche risultare normale che lui sia un io. Ossia... Giusto, facilmente diventano star. Quindi eri un hero anche prima? No, ho interpretato però gli hero in Last Action Hero. Ma non avevi il braccio messicano. Esatto. Non avevi il braccio così. Che poteri hai? Ultimo eroe di Athion. Ma
Cosa sei diventato? Tiro giù palme? Non mi sembra un campo di terreno. Prendo una palma e provo a spezzarla in due. Diciamo che ce la fai. Ah, ma c'è la super forza! Beh, sì, per ora però ho provato tanto con le palme. È un potere un po' banale però. Beh, non è che lo scegli. Capisco perché sei venuto a fare la telenovela. L'autografo vediamo dopo. Ragazzi, allora. Ma c'è altra gente, hai detto? Sì, sì, ce n'è uno che però è del governo e c'ha un amico che probabilmente è una spia e del governo anche lui. Quante persone sono? Ti dice il dottore. 5, 6, 5, di cui uno probabilmente tra poco 4. E quanta distanza? Non erano 4, di cui tra poco 1. Io non andrei da loro. Volevo dire. Per quale motivo? Tiro fuori il cellulare e faccio sentire la registrazione. Ok, perfetto. Cerco però di parlarci un po' sopra, cioè dire ecco vedi qua è quando ha detto che vuole ucciderli. Ok, perfetto. Questo? E questo cosa sarebbe? Questo è un cellulare. No, okay, no, no, sei vecchio questa però. Questa registrazione tu l'avresti fatta poco fa? Un paio d'ore fa. Vedi che dà un'occhiata, guarda. Non gli do il cellulare assolutamente. No, ti chiede di dare un'occhiata. No. Posso? Sì, guarda. Vorremmo vedere solo se effettivamente corrisponde l'orario e tutto quanto. Guarda l'orario della registrazione, vede che effettivamente potrebbe essere vero. E cerca tantissimo di far fuori quelli dell'equipaggio e vuole salvare il suo amico, che però è messo malissimo, ma lo vuole salvare a tutti i costi. Ha dei farmaci e lo vuole salvare a tutti i costi perché dice che gli serve per fare delle cose al centro dell'isola. Questa è tutta una cosa del governo, lo sapevo. Oppure gli ecoterroristi, spero che siano gli ecoterroristi, sono più simpatici. Un altro. Sono... Dimmi che esci dalle fronte. Io? Io? Esce dietro di quel libro mio! Io mi avvicino a lui e gli dico, cos'è che hai detto del governo? Che ce ne sono due di là e vogliono andare al centro dell'isola. Punto verso il dottor Schwarzschild, gliel'avevo detto e lei non mi ha voluto ascoltare. Anche questi due adesso sono del governo anche loro, li guardi. Ma no, ma è un Iro lui. E da dove pensi che arrivino gli Iro? Che salti da fuori. Dagli esperimenti del governo. Sentite, mica volontari. Signore? Ah, voi siete? E effettivamente... Tu sei famoso tipo sulla rete. La situazione potrebbe essere dubbia. Questa persona potrebbe essere anche esso sotto shock, anche lì sotto shock. No, per niente, sono una crema. O forse sei tu che sei del governo e stai cercando di metterci in campo. Ah, sarebbe possibile, sì. D'altra parte non ti puoi fidare di nessuno. L'avevo detto anche io. In ogni caso, potremmo essere del governo, magari non lo sappiamo e siamo solo dormienti. Ma gli occidentali sono tutti in pericolo. L'unica soluzione... No, è quasi morto. No, in Irlanda. Ecco, c'ha una cosa infilata qua. Probabilmente l'esperimento è andato male. Qual è il tuo nome, ragazzo? Io? Milo. Ok, perfetto. Da dove nessuno vieni, ragazzo? Conosce il mio nome. Piacere, sono Don Murphy. Piacere. Da dove provieni? Don Murphy. Piacere. Siete un prete? Sì, un prete. Faccio per toccarmi il colletto, poi mi rendo conto che... E mentre il dottore ti chiede... Ti faccio un cenno d'intesa. Tu dal campo base senti un Sochmel. È giusto. Sochmel. Probabilmente al campo base. Ti dice, da dove vieni tu, ragazzo? Dall'altra parte dell'isola, forse. Un paio d'ore da qui. Questo uomo è irlandese. Beh, italiano, si sente dall'accento. Ho parlato con un sacco di italiani quando stavo al seminario. Eri in viaggio da solo? Sì, ho vinto. Oh, capisco. Per quello sono famoso. Cazzo, capisci? Che fortuna, eh? Ora. Beh, credo sì, che la cosa interessante migliore. La cosa. Sì, governo, esperimenti segreti. Potremmo scoprire cose. Ti potremmo essere di nuovi Snowden. Credo che tu possa. Ci sono altri italiani e credo che tu possa anche conoscere loro. Ci sono anche altri preti. No, che ne frega a me. Non parlano inglese, magari possono sanno qualcosa di esatto, ma parlano molto poco in inglese. Ma magari sono anche peso morto. Nessuno è peso morto in questa situazione. Beh, il tizio là è morto quasi. Padre Juan, posso parlare? Io sto sorridendo di tutto questo. Per me è una grande avventura. Sì, l'avevo proprio capito. Potresti aiutarci a scoprirlo? Sei l'unico. Beh, certamente, dobbiamo raggiungere il centro dell'isola prima di quelli del governo. Signor Carter, se può accompagnare il ragazzo e introdurlo agli altri sopravvissuti. Certo, grazie gli metto un braccio intorno alla spalla e gli dico
ho un'idea. Mi avvicino al medico e gli bisbiglio. Il dottore rimane con voi, facendo anche ad Owen di avvicinarsi. Ma siamo finiti nell'unica nave, punto di ritrovo dei complottisti di tutta la nazione. Porca, c'era un complottista. Porca, perché io e te non vuoi un ecoterrorista solo perché fa figo. In ogni caso, il ragazzo è abbastanza giovane, forse anche spaventato e un po' esaltato, senza dubbio. Non so se più la seconda che la prima, ma non so se quello che ha visto, quello che ha registrato, corrisponde a quello che dice. In ogni caso, se sono persone in pericolo, sia di vita perché hanno subito un incidente, sia perché magari qualcuno potrebbe attentare alle loro vite, credo che dovremmo in qualche modo intervenire. Dottore, io le devo dire, forse quello che ci ha fatto ascoltare il ragazzo è anche vero, ma io so che la paura provoca tira fuori il peggio delle persone. Magari questa persona è troppo preoccupata per il suo amico che sta per morire e quindi magari è disposta a fare cose che normalmente non farebbe. Esattamente. Non possiamo giudicarlo per questo. Dovrebbe essere una crisi psicologica. Per questo dico, credo che sia il caso, nonostante siamo tutti stanchi, di intervenire. Sì, sarebbe. Sì, sono d'accordo. Dottore, Juan. È difficile. Avvicinatevi. Non è difficile. Devo dirvi. Juan è rosa alle orecchie. Juan. Devo confessarvi che ho subito un cambiamento anch'io, come lui. Non ero sicuro. È il tuo corpo che cambia? Non volevo dirlo subito, non volevo spaventare le persone. Avete visto come guardano te? Io non ero sicuro di cosa fosse successo. Ho un divo. Certo. Sì, credo che ci siano altri problemi. Il padre crede di aver subito qualche cambiamento. Ce lo può. È pericoloso? No, non è pericoloso, ma è molto vistoso. È brutto a vedersi. Non vorrei che si spaventasse. C'è qualcosa che riguarda il suo corpo? Vuole dire? Posso. Se ci volessimo incamminare un po' padre, lontano, padre, mi sembrava giusto condividere almeno con lei. Vedo che è una persona stabile. Ti allontanato un attimo dal bosco. Io volevo dirti una cosa: tipo, dopo lungo periodo di astinenza, è normale che il corpo subisca dei cambiamenti repentini. E mentre loro dicono questa cosa e dicono andiamo, ci spostiamo perché vi faccio vedere questa brutta roba, io che stavo portando lui verso gli italiani gli dico, certo. Ho un piano. Siamo circondati da agenti mutanti del governo. Se io e te riusciamo a raggiungere questo fantomatico centro dell'isola, potremmo essere in grado di fermarli. Ho solo un'obiezione. Penso anch'io perché sì, a caso. Che sillogismi a caso del cane. Yuan sia del governo. E lì ci sono le 3 anni fa, è troppo stupido per essere del governo. Ma qualcuno sta controllando le loro menti. Prima il prete mi si è avvicinato e non mi ha nemmeno visto. Qualcuno li sta guidando, li sta manipolando. Non puoi essere del governo, sei messicano. Potrebbe essere del governo. Ma il governo messicano. Ombra, il governo ombra, non il governo americano. Giusto. Sì, e quindi andiamo. E quindi se noi riusciamo a trovare questo punto, che probabilmente da dove li stanno controllando, potremmo riuscire a salvarli e a sventire. Il tizio ha dei farmaci. Ho visto su Wikipedia che ci sono alcuni farmaci che potenziano la telepatia. Sì, e fanno anche. Ti fottono la testa. Esatto. Potrebbero essere vittime di questi farmaci. Che copia. Ok, voi altri. Siamo una posizione del governo che ci immagino che mostri il potere. Cioè, quando loro si allontanano, noi ci allontaniamo dall'altra parte. Ecco, diciamo. Sì, facciamo il giro largo verso, esatto, gli italiani. Ok, perfetto. Se voi state per i cazzi vostri, eccetera, eccetera. Quasi qui gli spuntano lui le corna e diventa. Oh, madre di Dios! Temevo peggio. Fai piano. Padre, è un diavolo! Perché il dottore è molto interessato alle mutazioni corporee. Mi pare una condanna questa, più che un potere. A me pare semplicemente un'evoluzione del corpo umano. Punge? Poco in realtà, poco. Peraltro hai preso anche un potenziamento. Diciamo che adesso puoi anche scriverti 2 cose sul potere. Tan tan tan. È pelle invincibile. E dal responso del dottore sarebbe anche di origine genetica.
Ah, quindi non sono, vedi, non sono uno... È andata bene che hai fatto vedere al dottore e ti fa subito un piccolo esamino volante. E secondo lui, effettivamente, avendone già viste altre, potrebbe essere tranquillamente una mutazione genetica. Chissà come potrebbe venire utile. Hai multiplo come potenziamento, le locazioni interessate ovviamente sono busto e testa, certo. E hai resistenza 60, se non erro, a tutte quelle due locazioni, ossia riduci 60 danni. Ustia. Aumenta anche la durezza del tuo corpo. Okay. Quindi voglio dire, se dando un pugno contro una parete ti spaccavi una mano, adesso probabilmente no. Okay. Okay. Piuttosto che no, magari resisto alla pressione. Ho un'idea bellissima. Io super forza, tu sei resistente in testa e corpo, divento ti metti un dritto e ti lancio come un ariete. Che bello, utile peraltro. Sono in devi tenere bene le braccia e le gambe adese al corpicino, altrimenti si spezzano, ma... Però come la tradizione gli dovete dare un nome molto stupido o molto cacciarone alla tecnica. Mossa, ah, beh, ovvio. Beh, io devo urlare per sì, se vuoi scrivere altri dati, attivazione volontaria. Il minimo è catapulta infernale, minimo proprio. È minimo sindacale, sì. Attivazione volontaria. Perché noi siamo immuni? Durata prolungata. Certo. Ossia si attiva al momento con un'azione e si disattiva con una trazione di movimento. Okay. 619 inferno. Ma c'è uno che gira? Beh, ci metto io. Altre cose, sì, durata breve, te lo posso anche dire, volendo, avendolo provato prima. Quella durata prolungata li puoi tenere accesi quanto vuoi. Ok, perfetto. Semplicemente ogni tot tempo ricevi un punto fatica. Ok, perfetto. In questo caso la durata è corta e quindi ogni 6 round che resta acceso, okay, ricevi un punto fatica. 6 round è un mezzo minuto. Certo. Fatica. Beh, io gli dico... Con punto di esperienza si potrà aumentare. Deve citare Urban Heroes, che dai infami scrivono. Sì. È così, più culo che anima. È così sarà scritto sulla lapide del PG Roberto De Luca non appena riusciremo a mettergli le mani addosso. Allora, la cosa io sbagliata. Torno normale. È agli atti, sono tutti contro di me. È agli atti. Torno normale e dico, pare faticoso mantenerlo. Io quindi rimarrei normale se non necessario, ecco. Sì, sì. Padre, è meglio, siete particolarmente inquietante. Direi per il momento, se la cosa rimane fra noi tre, di non rivelarlo agli altri. Owen è troppo sconvolto, Vasili è sotto shock e la famiglia italiana, beh, insomma, abbiamo visto, capisci, anche cazzo. Per i bambini potrebbe essere, certo, non sono esattamente bello a vedersi. Lo userò se sarà strettamente necessario o utile per senza parlare di Carter e del nuovo arrivato Milo. Mio fan è intelligente. Milo non sembra, sì. Milo non sembra un cattivo ragazzo, perché no, è non sembra un cattivo persone, diciamo che è l'alchimia fra di loro che mi spaventa, capite bene? Sono gli italiani morti. Ora, come ben potete immaginare, io non posso seguirvi. Se foste così gentili da voler andare a contattare gli altri, soffro di una zoppia che mi rallenterebbe troppo e mi stanca facilmente. Dottore, abbiamo una persona molto forte e un malato da assistere dall'altra parte della spiaggia, se è vero quello che dice il ragazzo. Sì, piuttosto, se visto che avete già creato un legame, porterei con voi Owen. Dottore, se è vero che quella persona è ferita, potrebbe esserlo gravemente, prima portiamo lei da lui, prima più altre sono le possibilità di salvargli la vita. Ah, voi dite che... Che lui porta in braccio lei, e noi andiamo. Non so se... questo sta finendo il mondo fuori. È la sirena del governo. Ok. L'hanno trovato! Tutto. Per me, dottore, si può anche fare, dica lei. Può essere una soluzione, vedi che... Mi rendo conto che può essere un rischio, ma come io ho fatto un giuramento davanti a Dio, lei lo ha fatto a Ippocrate. Va bene. A Ippocrate. Era di Ippocrate, ma fa niente. Giuramento di Ippocrita. Di Ippocrita. Va bene. Giuro. Verrò con voi. Sentiamo cosa vogliono fare gli altri. Naturalmente dovremmo discutere la cosa insieme a tutti. Mi sembra giusto. Intanto noi che stavamo facendo il giro. Siamo in democrazia qua. Io e il padre siamo europei.
Un concetto sconosciuto ai messicani. No, al momento anche l'Elu. Hanno comanda il cartello. L'Elu in realtà è una. Al momento è l'Estados Latinos Unidos. Non c'è una specie di imperatore dio. Sono una repubblica presidenziale. Okay. In realtà. Sì, ok. Dichiaratamente repubblica presidenziale, sì, ma. Sì. Delle banane, però. Beh, gli Stati Uniti alla fine. Sono una repubblica. Ok, va bene. Noi stiamo facendo il giro. Voi fate il giro. Un po' più largo. Io immagino. Ma chi. Secondo te perché siamo immuni? Io forse lo so, perché una tizia, un'esperta su YouTube, mi ha detto che io sono un pleiadiano della quarta dimensione. Ecco. Quindi è per quello che probabilmente sono immune agli effetti di questa roba. Io ho solo addestrato la mia non mente. Non chiedermi perché lo so. Perché hai consultato un'esperta su YouTube. Wolf Sister. Io ho solo addestrato la mia mente a resistere alle intemperie del mondo segreto. Esterno. No, sono solo una... Sei un agente segreto degli ecoterroristi? No. Dai, sono, una puoi dirlo. Sono un cittadino interessato alla salvaguardia della popolazione ignara e stupida che pensa che il loro governo li stia aiutando a superare questo momento di crisi. A modo loro? No. Beh, dai, impara. Hai ancora molto da imparare. Mio giovane padawan. Gli diventa il tuo migliore amico. Ha trovato la stazione. Ha trovato il tutore, dai, perfetto. Ok, vi riunite quindi al campo base tutti quanti e il dottore esprime appunto questo bisogno secondo lui di contattare l'altro gruppo da cui proviene Mila. Andremo io, Juan e il padre Murphy. C'è qualcun altro che si propone di venire? Johnny naturalmente dice io sto con mia sorella, bisogno di me qua. Giusto, io andremo. Siamo tutti d'accordo. Anche la famiglia Ziveri credo che potrà restare qua. Ma se i farmaci servono a qualcosa, Owen si propone. Dice io posso venire. Perché no? Volentieri. Grazie. Ah, sì? Verremo anche noi. Sì. Ah. Io so dov'è. Anche e voi. In più sono un podista. Non sono stanco per niente. Bene. Cosa avete scoperto degli Ziveri? Che sei? Podista. Di quelli che camminano. Che camminano. Podista. Lo faccio professionalmente. Perfetto, in 6 rimarranno al campo e in 5 andranno. Ci siamo divisi abbastanza equamente. Cosa avete scoperto degli Ziveri? Chi? La famiglia. Ah, non parla italiano, mi spiace. Faccio finta di niente. È molto tardi, siamo tutti abbastanza stanchi, direi che prima partiamo meglio è. D'altra parte, il tempo che ci abbiamo impiegato a venire qua... Un paio d'ore. Sarà una bella camminata, per fortuna sono abituato. Io prendo sul remo per tenere, per usarlo come bastone. Ok, perfetto. Ma quant'è che c'ha quel braccio là? Qualche ora. Ditemi se volete fare qualcosa. Dottore, io teoricamente me lo prima lo sostengo, poi sì. Se a un certo punto lo vedo troppo stanco, lo prendo su. Sì, però la base è, non è che me lo carico in spalla come un fagotto per ma come non vuoi fare Yoda, no, dai, no, che appena perché, stato non, perché non è Yoda no però è abbastanza gracile già di suo quindi... dai su muovetevi io te sto sempre un po' più avanti sì ok ogni tanto mi riallontano dicendo ma scusa qual è che allora era il film che preferivi? Il film? Sì il mio? Big Fish no non ho recitato in Big Fish no tu hai recitato in Firefly. Sì, ma non solo in quello. Beh, ma è stato il tuo ruolo maggiore. Facevi il mozzo sulla Serenity, cioè, stai scherzando. Ma l'hanno cancellato Firefly. Sì, ma non per lui, lui era bravissimo. Padre, dice il dottore. Non rigiriamo i coltelli nella piaga. Ce l'abbiamo già abbastanza. Grazie. Dopo un paio d'ore, avete tutti un altro punto di tic addosso. Sospettavo. Ditemi a quanto siete. Io 3. 3. Ok, perfetto. Quindi voi altri mi dovete fare un test di affaticamento. Io no. Evviva! Tu no, perché tu hai sempre nei due, hai minimale che hai due. Il test di affaticamento corrisponde a... È la difficoltà che dovete superare in un test di fisico. Se avete qualche abilità che... Tipo hiking. Tipo hiking. Esattamente. Tirate il D8 invece che il dado di fisico. 5. 5, perfetto. Difficoltà era 3, ovviamente. Hai fatto 1? No, non ho ancora tirato, ma ho un dado da 4. Perché di fisico? Di fisico? Sì.
perché di resistenza lui non è un cazzo. Super forza. Per fortuna era muoto il bicchiere. Super voglia, faticamente. Per fortuna ho fatto 5. Ma perché io ho un dado da 6 a tutto? 4! Perché le stat degli umani base sono quelle. Lui evidentemente adesso... Io avevo il malus iniziale. È vero. A seconda delle scelte di vita, eccetera. Quanto hai fatto? 4. 4? Ah. Benissimo. Non te lo più, comunque. Va bene. Dai, su! Tranquilli. Un attimo! Chiaramente un po' stanchi, quasi tutti. Vedi a fare telenovela e sta seduto sul divano tutto il tempo? E vedi a giù alberi! Arrivate tutti più o meno in zona, vedete che qui la costa sta diventando più rocciosa. Io quando arrivo in zona gli descrivo bene il tizio, quello del governo. Anche di militare sicuramente c'è qualcosa che faccio, fare questa roba. Faccio vedere anche il disegno. Anche se potevo far prima a dire Bruce Willis. Ah, ok. Vabbè, sì, più o meno. Bruce Willis con la faccia strutturalmente di Svarzi. Sì, un pochino sì, c'hai ragione. A me sembrava uno dei cattivi di Double Dragon invece. Gioca, no, è uguale. Io ho pensato a quello di Avatar. Il militare di Avatar. Il militare, sì. Bruce Willis. Sì, Schwarzenegger. Ecco, bravo. Ecco, è cosa del genere. Bruce Willisnegger. Ok, ditemi. Era quasi un po'. Bruce Nold, cosa volete fare? Beh, quando io in realtà appena arriviamo io cioè, li vedo, mi sbraccio dicendo e poi aspetta, in tutti i film d'azione quando succede una cosa del genere prima va avanti qualcuno e qualcun altro rimane indietro. Io voto per rimanere indietro. I film d'azione non vogliono dire niente, la vita non funziona così. Su, andiamo dal... Come no? Fino ad oggi ho vissuto così con la telenovelas e ho avuto molte donne con il film d'azione e mi sono fatto effettivamente molte volte male, ma detto questo è indicativo. È vero, ho avuto un sacco di donne, visto di quelle foto liccate sulla rete di lui e Sofia Vergara. Non c'hai idea. Vuoi vedere che è Sofia Vergara che ho le foto salvate di quando aveva 20 anni? Di quando aveva 20 anni. C'è chi mi si chiude questo. Io tiro dritto. Tiro dritto e vado. Dopo aver visto il foto. Ditemi voi altri. Non cadere, giustamente. Non cadere. Ditemi cosa fate. Il dottore va con il prete e noi aspettiamo qui di vedere la situazione. Mi raccomando, andare subito. Scegliete voi. Io, per me va benissimo andare con... Ottimo. Io cerco di avvicinarmi furtivamente al campo. Nel caso succeda qualche cosa, sono abbastanza vicino, ma non voglio farmi vedere. Ok, perfetto. Io invece vado con loro perché... Quindi, in tre andate, voi due invece state a distanza. Tu a distanza, però mi sa che non stiamo nello stesso posto. No. Perché... Io distanza media, lui io dopo aver detto questa frase al dottore, che probabilmente mi ha detto di sì, mi giro, lui non c'è più, sta andando, quindi... Okay. Vabbè! Ok, voi altri vi avvicinate, e con grande sorpresa di tutti, però, non c'è nessuno se non... un piccolo campo base improvvisato del sangue con fuoco spento fumante. Questo è strano, avranno qualcosa da nascondere probabilmente. Grido, forse li ha già uccisi. Grido, dai, gli metto una mano sulla bocca, se vedo che sta per urlare corro verso di lui e lo prendo proprio, lo placco. Okay. Anche voi vedete questa cosa dalla distanza, ovviamente. Io corro verso il tempo. Io, come il miglior videogioco di Batman, attivo la modalità detective, che non c'è, però per me l'ho attivata. Sì, certo. E faccio un giro per vedere dove c'era il corpo, il sangue, se trovo qualcosa. Ok. Quindi considerate tutto in contemporanea. Io provo a gridare. Cioè, provo a gridare. Lui sta cercando di placcarti mentre gridi, e io intanto sto esaminando per vedere dov'è il tizio. Io non so cosa sto facendo, sinceramente. Il senso da Witcher che è tutto sfocato, non vedi una mazza. Esatto. Ho attivato il Witcher Sense. Col fisheye, tutta una schifezza. Sì, che sono in realtà io che mi faccio. Vabbè, allora, dicevate, cosa fate a questo punto? Io, lui sta cercando di mandare la bocca, sì, per dire qualcosa. Lui sta cercando di placcarlo, io sto cercando tracce del tipo. È un'iniziativa. Ok. Tra di voi. Iniziativa è il vostro dado di riflessi, a meno che non abbiate qualche abilità. No. Una cosa che vi aumenta l'iniziativa esattamente come avrò un bonus rispetto a lui, perché portarsi la mano nella bocca e parlare è più veloce che non correre incontro a qualcuno e placcarlo. In realtà dipende, diciamo che state proprio in iniziativa che lo decide.
4. Lui ha reagito prima, visto che ti stai esatto, mettendo la bocca, esatto. Hai tentennato un attimo. Oratoria. Ci hai pensato. Sì, è stato quel microsecondo. In realtà adesso deve anche placcarti. Certo. Fammi un tiro su fisico. Sai qualche abilità anche qua, tipo football americano, 5. Eccetera. Ok, diciamo che 5 ce la fai. Sei uscito da nascosto, quindi non ha neanche la risposta per provare a schivarti. Certo. E ti butta a terra. Com'è che funzionava la psiche? Sulla bocca. Là? Com'è che funzionava la psiche? Ti dà un bonus su un tiro. Ok, perfetto. Pari al massimale di psiche, cioè il tuo punteggio di psiche prima di aver tolto il punto. Cadi a terra e vedi che dice: padre, non urli. Tu fallo un'altra volta e ingoierai i denti, figliolo. Sì, ma prima stia ad ascoltarmi un secondo. Che c'è? C'era un ferito e delle persone. Sì? E non c'è più nessuno e non ci sono tracce di sangue, non c'è il cadavere del ferito. E prima abbiamo sentito degli strani suoni provenire dalla foresta quando siamo arrivati con il battello. Non le pare tutto un po' strano? Vuole proprio attirare l'attenzione su di noi? E a proposito di tracce di sangue, mentre loro fanno questa scena... Oddio, a dirla tutta, l'unica cosa che effettivamente però in realtà vedete è qualche macchia di sangue sulla spiaggia. Giusto. Quello sì, forse si sono... Shh, non mi distraete! Sto girando il campo. Digio, aiuta la mia anima mortale. Dammi la forza. Adesso, tu, forse ti andiamo a cercarli. Sì, ma andiamo a cercarli... di nascosto, con calma e senza farci vedere. Se li ammazzati senza urlare. Ma perché avrebbe dovuto? Chiamiamoli, no? Perché voleva già uccidere i compagni. Perché magari adesso usano i due della nave per clonare delle cose nuove per l'amico che era stato ferito. Sì. Oppure qualcuno potrebbe, che ne so, prendere un brutto aspetto. Escoriazioni ossee. Su tutto il corpo. Io non ho niente da nascondere. Ma loro magari sì. Anzi, a vedere il campo hanno un sacco da nascondere. Il dottore interviene e dice: Sentite, ne parleremo dopo. Di noi altri al momento possiamo fidarci. Questo ragazzo è stato abbastanza sincero con noi e ci ha anche avvertito di un possibile pericolo. E comunque il tizio ha perso un sacco di sangue. Ok, magari non c'entra la clonazione, ma magari vuole fare anche una semplice trasfusione al suo amico, che vale più dei due tizi dell'equipaggio. Sei un idiota, le trasfusioni non si possono fare a prescindere dalla persona, rischi di ammazzarlo. Ma tanto era già morto. Ma poi come la vuoi fare la trasfusione? Non è che sgozzi c'è uno, c'è la base segreta al centro dell'isola. Lui sapeva cosa c'era al centro dell'isola, volevano andare lì. E fatemi vedere un attimo, io sto cercando le tracce. In ogni caso sì, ora forse è meglio cercare di capire. Quindi non li chiamiamo? Spiegaci, intanto che cerchiamo. Cosa... Quel fuoco c'era prima, era acceso? No, com'era la volevano accendere, alcuni non erano d'accordo, altri sì. Io gli ho detto non accendetelo, che mi sembra un'idiozia. Altri hanno detto no, accendiamolo che becchiamo gli altri sopravvissuti. E basta. No, chi? E quel tuo, quello della registrazione, voleva accenderlo oppure no? Lui non voleva accendere. Accendere un fuoco coperto. Coperto, per non farsi sgamare. Perché? Perché... Dai, avete sentito, dai, è chiara la registrazione. Beh, ci credo che non ci credete a queste cose. Ma siccome uno vi porta le prove. È molto dubbio. No, in effetti non possiamo escludere niente. Ma no, ma io non. Ma... Sarà molto dubbio, ma non c'è più nessuno qui. Quindi, cazzi, faccia tutti. Diamo un'occhiata in giro. Questa sì potrebbe essere un'ottima idea. Ma scusate, lui sarà paranoico. Vorrà salvare il suo amico e allora ha paura che la gente arrivi. Paranoico che un ragazzo della mia età si è allontanato un po'. Io siccome da dietro non sto... L'esatta definizione di paranoico. Guarda, ce l'hai davanti l'esatta definizione di paranoico. No, c'è differenza tra paranoico e cauto. Ulo. Ehi, allora? Ormai il danno è fatto. Tutto abbiamo posto? Abbiamo un medico! Possiamo aiutare! Okay. Qualcuno mi dice qualcosa? Io prendo un ciocco del falò. Sì, ok. Vedete che non risponde nessuno, effettivamente. Direi che possiamo dare un'occhiata in giro. Domanda interessante che faccio a lui che ha appena preso un ciocco. È freddo o è ancora caldo? È ancora caldo. Quindi non sono andati via da tantissimo. Evidentemente. Beh, a parte che se è acceso la Maretta, rimangono... voglia, cioè, non dico che... Non sono andati via da...
Non possono essere andati via da più di è tarda notte comunque, ormai sono passati lui è via da due ore quasi quattro ore. Ah, due più due? Certo. Io sono quattro abbastanza ore, fresco sì no, chiaro, anche voi siete abbastanza stanchi è la gioventù. Ditemi cosa volete fare. Io sto a cercare tracce. Ok, perfetto, tu cerchi in giro le tracce. Io mi avvicino, non sento, focalizzandomi su, penso che siamo andati verso il centro dell'isola. No, io penso e quindi mi focalizzo a cercare tracce nella direzione che va dal campo alla foresta per prendere al centro dell'isola. Giustamente anche da quello che ti aveva detto lui, voleva addentrarsi. Voi altri? Non c'è il soffitto. Ci dicono di guardare il soffitto, ma su una spiaggia. Difficile. Guardo il fondale. In realtà c'è una gigantesca astronave sopra di voi. Finché non guardavate in alto. Voglio... quindi? Voi altri da io voglio fare... ditemi voi cosa allora, volete fare. Beh, io ovviamente parto da dove c'è Owen. Segue te, fondamentalmente. Da quando gli hai parlato lo vedi abbastanza... Io seguo il prete Owen perché si sa che i neri sono quelli che vanno via per primi. E quindi è meglio... Seguo le macchie di sangue. Giusto, tu lavori nel cinema. tu guardi spezzando le macchie di sangue. Una piega. Claudio? Io accompagno lui verso il centro dell'isola, cioè a cercare tracce per vedere se sono andati in quella direzione. Ok, perfetto. Vediamo come funzionano gli aiuti in Urban Heroes. Esatto, il supporto. Infatti stavo per chiedere aiuto al PNC. È uno dei pochi modi per ottenere dei bonus fissi. Naturalmente per supportare tendenzialmente bisogna avere dei ranghi nell'abilità in cui si sta supportando. Se no si può ottenere ugualmente il bonus di supportare, ma di solito servono più persone. Anche lì ci sono abilità su cui tutti possono supportare, quelle fisiche eccetera eccetera, e altre in cui comunque invece cucina francese, esatto, fisica quantistica, è necessario per forza una conoscenza specifica. Di solito la differenza sulle abilità che si portano avanti per allenamento e quelle che si portano avanti per studio. Poi dopo chiaramente l'ultima parola è sempre lo sceneggiatore, visto che le abilità del mondo reale sono infinite, direi. A questo punto quindi fatemi, quanto tempo ci volete impiegare? Io lì anche una mezz'ora, diciamo che è un'area appunto di 40 metri. In realtà nelle regole c'è bene o male scritto anche quanto tempo ci vuole per un'area di X metri. Adesso non stiamo a guardarlo, diciamo che sì, perché noi diciamo che principalmente impronte l'hanno lasciate sulla sabbia, esatto. Stanno trascinando uno, esattamente. Quindi voi vi incentrate sulle impronte e voi invece dicevate sulle macchie di sangue. Io voglio più che altro indicare le macchie di sangue al dottore e dirgli ad occhio quanto sangue potrebbe aver perso, esatto. Qual è la condizione? Cercate di quindi voi, tu aiuti il dottore morto. Che ha più competenze mediche. Beh sì, certo, non è che... infatti chiedo a lui, ok. Voi altri fate, uno di voi due faccia il tiro, vai, tira tu. Okay. Guarda che se non lasciate dietro qualcosa e hai un più uno. Più uno? Sì. Se vuoi metterci più tempo si abbasserà la difficoltà. Io metterci... sono un'occhiata abbastanza 4. Quindi fai un 4 e riesci a trovare effettivamente le tracce. Riesci a trovare ben due tipi di tracce. Tracce che portano agli scogli. Chiami? Carter. Dove ti aveva puntato lui e avevano detto che ci sarebbe stata una scialuppa. Altre tracce che portano all'interno della foresta, seguite da qualche traccia di sangue. Okay. Ma si vede come se avessero trascinato qualcuno, magari impronte che si è messo in spalla o... Vedi che effettivamente ci sono impronte di una persona. Ok, quindi magari si è messo in spalla. Qui di là volevano andare perché hanno detto che forse c'era una scialuppa. Però che cazzo ci fai con la scialuppa delle scappi dall'isola della, ecco, Dharma? Verso quella zona ci sono molte impronte invece, diverse impronte. Ah. Ma di più, poi, di, ecco, due persone? Non sei un esperto, no, quindi ma sembrano più di due persone, o magari anche due persone, però sono fatto un sacco avanti lì. Potrebbe essere di tutto, e lì ci sono anche impronte come di oggetti trascinati, cose spostate. Sì, è sabbia, quindi sì, si vedono abbastanza chiaramente. C'è la scialuppa, però cosa ne fai di una scialuppa? Gira intorno all'isola.
Sì, ma se potevi lasciare l'isola sarebbe finita la seconda stagione. Secondo episodio, le stagioni sono le campagne nel nostro mondo. No, sto parlando di Lost. Ah, ok. Per me è scusato, scusa. Dicevo che dopo sarebbe tuonato forte. Un ombrello. No. Tu sei a piedi? Sì. Devi andare? Stazione. A Brescia. A parte Brescia, ma in stazione. Ok, quindi parto un po'. Dicevamo? Beh, io... cosa trovo lì? Ah sì, il dottore, sì, anche voi è un successo, quindi direi che voi altri vi rendete conto che ci sono macchie molto consistenti di sangue e il dottore sentenza che quella persona è morta, è già morta, cioè magari sopravvive per giorni, è morta ma ancora non lo sa. Sì, esatto, cioè in queste condizioni sull'isola con la perdita di sangue che ha avuto è destinato alla morte. Dice in realtà nel frattempo ricorda anche che in ogni caso bisognerà tornare indietro perché lui deve assolutamente seguire Marianne, sì, perché rischia la sticemia, infezioni, cose del genere. Anche lei in realtà sembra poco il danno che ha, però in queste condizioni... Mi riesce difficile pensare a cosa è meglio fare. Sicuramente dobbiamo portare indietro il dottore, per quello, sì, che dice. Non so se varrebbe la pena dividerci, forse seguire... Beh, mi pare di capire che il gruppo non è rimasto unito. Cosa potremmo fare? Forse è meglio semplicemente tornare e lasciare qua un messaggio, magari. No, messaggio mi pare l'idea più stupida che potesse venire a questo gruppo. Ci sono anche altre tracce, evidentemente. È che non vorrei ci dividessimo. No, chiaro. Noi che siamo arrivati qua dormiamo qua per stanotte mentre lui riporta il dottore e domani ci raggiunge e ripartiamo da qua. Sì, cosa c'è di importante nel seguire queste persone adesso? Forse non sono stato sufficientemente chiaro io, però le tracce che vanno nella foresta chiaramente si perdono nella foresta. Certo. Le altre tracce invece vanno a un gruppo di scogli che gli aveva indicato a Milo, sì, quindi lui lo sa, che è a 40 metri da lì. Ah, ok. Non è... Beh, no. Allora, lì andiamoci. No, ecco, infatti mi sembrava che aveste capito. Che no, ma io, a me di quelli che sono andati verso gli scogli non fregava niente. No, ok. Però mi sembrava che qualcuno avesse capito. Vado avanti. E mentre vado avanti, mi cago un po' sotto. Ok. E rimango, mi tengo pronto a esoscheletrarmi. Ok, perfetto. Sì. La pelle resistenziale. Vai tu da solo, c'è qualcun altro che va con lui? Beh, no, io lo accompagno se viene anche Owen. Ok, perfetto. Sì, Owen lo segue. Con noi? Tendenzialmente parafulmini. Grosso, il primo Owen. Colpo arriva al nero. Owen è grosso. Ok. Arrivate quindi dagli scogli e vedete che effettivamente qualcosa c'è. Ed è i resti di quella che sembra essere una scialuppa. E scialuppa non si è schiantata sbattendo contro un'altra scialuppa. Dicevo il vero! Dietro altri scogli. Sarebbe bene. Sì. E dietro altri scogli. Vedi. Anche noi ci siamo. Due fosse scavate di fresco con dentro due cadaveri. Di una donna e di un uomo. L'avevo detto io. Avevo cazzo detto! E noi vogliamo lasciare due assassini a piede libero sull'isola sapendo che potrebbero tornare indietro e sgozzare tutti quanti? Beh, o uno. Peggio? Sono un genio! No? Sono un genio! Non sappiamo se fossi rimasto lì sarei morto! Ha visto che ho fatto bene a registrarlo? Stavi per morire quando sei andato nella foresta. Stavo per morire. Vediamo chi moriva. Io sono il jiu-jitsu. Guarda che ti è andata proprio. Scappavo. Mi sono salvato perché gli ho detto uccidiamo i due tizi, non me ne frega niente. Guarda, ti giuro. Che culo. È al suo piano fin dall'inizio. Un po' di rispetto. Non mi sembra a caso di gioire. Queste no, gioisco perché io mi sono salvato la vita. Beh, questo è un padre, Dio è con me. Sì, Dio è con tutti. Mi voleva vivo, voleva che rintracciassi voi, che voi vedeste questo per farvi capire che qui c'è qualcosa sotto. Beh, e il governo vuole far nascondere Milo, le prove. Milo, Dio è molto paziente, io meno. Allora, Dio perdona, io no. Giorno la mappa.
guardo i cadaveri. E anche sepolti. Okay. Sono stati spezzati con lo spezzato. Anche il dottore dà un'occhiata. Ah, infatti. E nota subito due fori di proiettile. E anche di calibro abbastanza consistente. Militari? Chi è che può avere le armi? Io l'avevo detto che ero un militare. Una bella ghega. Senti, io... Porca puttana. Lo dice ad alta voce? No. Ok. Uno alle spalle e uno al fronte. Cos'altro vi posso dire? Dando un'occhiata ai cadaveri, il dottore trova che... non hanno nient'altro con sé a parte i vestiti che sembrano essere anche stati in parte tolti, eccetera eccetera. Vedete che lì vicino ci sono anche zaini, scatole, anche una del pronto soccorso aperte, svuotata, blister aperti e lasciati lì svuotati delle medicine, eccetera eccetera, e un apparecchio radio rotto, bello grosso. Anche quello, con un bel buco di proiettile sotto. Questo lo prendo lo stesso. Ma cosa? Bello grosso. Vogliono farci bello morire. Pesante. Tutti. Non vogliono che chiamiamo rinforzi, no, soccorsi. Ma come mai c'era una radio? Siamo fortunati che un militare radio era subito. Probabilmente sulla scialuppa e loro l'hanno distrutta perché noi non potessimo chiamare i soccorsi. Abbiamo ci due indizi morti. Però. Uno è che o il militare è abbastanza stupido da sprecare proiettili mentre potrebbe sfaccarla a calci, o ne ha molti. Temo la seconda. Beh, ma molti per sprecare la prima. Io mi volto verso il dottore e gli dico: gli indico l'apparecchio radio. Questo, ma scusa, è rotto come? Ha sparato. C'è un buco così. Tipo, c'è molti proiettili. Questo grosso. Vedete che ci sono anche diversi altri scatoloni. Cioè, ce n'era di roba effettivamente. Questo... dove lui diceva che invece non c'era niente, eccetera, eccetera. Questo alimenta la mia paranoia e gli mostro l'apparecchio radio. Sì, siete tutti abbastanza sconvolti. Questo potrebbe essere, guardo, indico i cadaveri, questo potrebbe essere il gesto di un pazzo che si voleva liberare di un peso, morto. Ma questo, riguardo te per la prima volta, senza malcelato disprezzo, questo è sospetto. C'è premeditazione. Io ve lo dico dall'inizio. Parole a caso, viste le serie legali. Non possiamo lasciarli andare verso questo centro dell'isola. Ciao ciao italiani. Dove probabilmente stanno costruendo un esercito ciao, di feriti. Zombie con tutti quei medicinali no, voi non avete radioattivi. Capito. Noi torneremo indietro e aiuteremo quelle persone. Non possiamo lasciarle da sole. No. Non possiamo lasciare da soli neanche il tizio. A parte che ha una pistola che potrebbe farci comodo. Non lo so, visti i buchi mi verrebbe da dire che non è una pistola. Vabbè, quello che è. Un'arma. Sì. Se per loro è così importante raggiungere questo luogo... Per noi che vogliamo sopravvivere è ancora più importante che raggiungiamo prima di loro o insieme a loro questo luogo ed evitiamo che ci uccidano. Quindi vi servirà l'Iro. L'Iro aiuta i feriti. Quindi voi aiutate sì, i feriti. Ma devi pensare una cosa, padre, che il tizio che sta andando, visto che sapeva e anche tu hai capito dall'apparecchio radio distrutto che c'è qualcosa sotto, se sta andando al centro dell'isola vuol dire lì sicuramente ci sono medicine, acqua, rifugio. Non sappiamo a cosa stiamo andando incontro e qualunque ipotesi al momento è ventilabile. L'unica cosa che sappiamo di certo è che siamo molto stanchi in questo momento. Sì, dobbiamo insomma. E quello che propongo io è ancora una volta questa cosa di lasciarla tra di noi. Diremo al gruppo di non aver incontrato nessuno. Se io, voi siete d'accordo. Scusate, direi di riposare qui queste cose. Per evitare di alimentare il panico. È sospetta anche questa cosa. È sospetto, però dire che c'è un killer su un'isola deserta in cui siamo tutti bloccati non credo che aiuterebbe. Significa alimentare il panico, è vero. Né i ragazzini né... L'unica cosa che aiuta adesso è trovare la base segreta e prendere le medicine per i feriti che avete e il resto. A proposito, non possiamo tornare indietro, ci metteremo altre due ore e arriveremo stanchi morti. Riposiamo qui, non ha senso che torniamo indietro per riposare. Su questo posso essere d'accordo. Inoltre... sinceramente preferirei prendermi del tempo per esaminare la barca alla luce. Magari qualcosa è sfuggito, magari qualcosa può esserci utile. È improbabile, ma possibile. Nelle barche non si trova mai niente. E poi domani mattina andiamo solo alla base segreta. La scialuppa questa a barca, però non gommone. Sì. E sembra essere completamente distrutta. Ci sono proprio pezzi di legno.
Dando una rapida occhiata, notate anche che tutto quello che c'era sopra, ovviamente, è tutto quello che metodicamente è stato. Esatto. Tu hai trovato il remo? Eh? Bel lavoro, ragazzo. Forse domani sarà paziente. Quello potrebbe essermi utile per controllare quello che non hai trovato tu. Magari con più luce. Ho fatto il tiro. A lui è difficile, eh. Ci credo. Qualcos'altro è rimasto. Complimenti per l'impegno. Grazie. Qualcos'altro è rimasto. Mio nonno diceva, sì, chi non ha testa ha gambe. Bravo, ragazzo. In questo momento direi che ho braccia. Questo è vero. Sì. Adesso non mi sembrano tanto controllati. Una cosa che non credo trovate ancora integra. Non credo che in realtà vi possa aiutare più di tanto. Una bambola gonfiabile. No, una mappa nautica dell'Oceano Indiano. Ah, sti cazzi. Questo ci può essere molto utile. Sì, se qualcuno sa come leggere le mappe nautiche. Ecco. Assolutamente no. Perché no, rango no, in qualche vita di guida navigare. Io però prendo la mappa. Io guido a macchina. Non posso usare. C'è stato barche. Puzzle. Nine. Però Video Games ti aumenta l'iniziativa, quindi se vuoi segnare a un D8. Ah, iniziativa. Ma anche la predisposizione alla violenza, perché siamo conservatori. Esatto. l'ho cercato prima, intanto che stavo guardando le altre. Niente, no, io secondo me dovremmo riposare. Dai, sì. Io cerco di ravvivare il fuoco. Credo che la cosa migliore sarebbe riposare, però solo qualche ora. Un'unica cosa, trovo fra le... ci sono scatole aperte, c'è da qualche parte un involto, un pezzo di plastica, qualcosa? Sì, ci sono anche, c'è anche qualche cerata, per capire. Ottimo. Sì. Puoi scavare per terra, metti sotto la cerata con i sassi e raccogliere l'acqua più... Così non finisci più, fai una cosa molto più intelligente. E da seminarista e quindi anche erborista io posso sapere. E non quindi è una cosa anche erborista è un po'. Non è vero, la maggior parte dei seminaristi studia erboristeria. No, devi dire da seminarista, quindi pedofilo. Metti lì, ti fai il tuo salottino, alla fine avventura tutti i PNG in giro, arrivano. Allora, noi stiamo oh, bene. No, allora, con la casa col camino, lui che sta sfornando una pizza. Prendo. Il messicano seduto che beve il drink con l'oraccio gigante. Non lui, tu con gli ziveri che sfornano una pizza. Esatto. Italiani. Allora prendo la cerata, sì, ci metto dentro un po' di adesso non so che genere di vegetazione ci sarà, ma di foglie tipo di palmo, di agave, di ciccione, sì. Ok, le metto dentro, la chiudo stretta come un involto e la lascio lì. Sì. Quello che succede è che col caldo, sì, l'umidità si condensa. Si posa per terra, si posa giù. Tendenzialmente. Domani avremo sete, almeno vediamo. Sì. Per vedere se funziona, dovrei comunque fare un tiro di sopravvivenza. E qua uso psiche volentieri. Volendo questo. No, perché nella mia testa ho. Sì, domani avremo sete. Sì. Assolutamente. Come hai visto, tu potrebbe averlo visto anche padre Murphy. Io invece, mentre loro fanno il campo, visto che io non mi sento stanchissimo, voglio vedere che cazzo sta succedendo. Si mette a fare 200 push-up. No, voglio andare a provare. Vedete, fallendo miseramente. Sì, no. Più che altro, il dottore vi dice: io ci terrei a tornare dagli altri il prima possibile. Se è importante per lei, andiamo. Siamo tutti molto stanchi. Più che altro, per recuperare veramente la stanchezza dovremmo dormire molto. Quindi se ci fermeremo sarà solo per non accumulare ulteriore stanchezza. Ma io mi fido del suo giudizio e poi c'è una malata da assistere, quindi io sono con lei. Voi altri che dite? So, è uno spreco di energie, è vero. Io vorrei cercare cosa c'è qui col giorno, magari hanno lasciato qualcosa. Non è solo uno spreco di energie. Beh, cosa c'è qua, evidentemente... Dubito che una persona visto, così metodica perché... abbia lasciato qualcosa per noi. Più che altro il campo base era proprio piccolissimo, anche perché ha avuto tempo solo ad accendere il fuoco e poco più con la legna che aveva portato. Per il resto, evidentemente, è successo qualcos'altro. Il problema è che se torniamo indietro, poi dobbiamo tornare qua per provare a seguire le tracce. Non vorrei che possiamo andare da là. Il centro dell'isola è al centro, anche da un'altra parte. Ma se invece prima di essere al centro è un po' più da questa parte... C'è un posto segreto che troviamo solo con le tracce. Vedetela così, se noi ci mettiamo a dormire adesso, gli diamo mezza giornata di vantaggio. Se è vero che conosce la strada ed è un militare, non lo prenderemo mai. Se invece facciamo un'altra strada... Quindi riposiamo qui un paio d'ore e andiamo. Ma non ci penso neanche.
sono appena naufragato, voglio dormire una notte. Sì, un paio d'ore, un paio d'ore. C'è anche questo, che dopo X tempo hai bisogno di un riposo, diciamo, completo, per non affaticarti ulteriormente. Quindi, no, vabbè, io però mi sento fresco, quindi per me un paio d'ore dovrebbe bastare. Sì, cioè, penso. Sì, sì, penso. Sì, pensi. Logicamente. No, questo a livello di regole, ve lo dico, che naturalmente adesso recuperare un paio d'ore, visto che state andando in mancanza di sonno, non vi serve per recuperare quei punti fatica lì. Adesso dovete dormire anche più di 7-8 ore per recuperare. Però, ditemi quindi cosa decidete, se volete rimanere lì o tornare. Io seguo padre. E io seguo il dottore dopo aver preso tutte le cerate. Ok, sì. Perché dobbiamo fare acqua. Cioè. Perfetto. Guarda, ti dico anche, facciamo un tirino. Ce ne sono due. Riuscite a due integra. Riuscite anche a portarvi dietro qualche asse della barca. Io voglio portare dietro la radio. La radio rotta. Chi ne sa che poi magari tu sei smarritore, sì. Magari la ripari. Non ho più idea di come si faccia, ma nei videogiochi l'ho fatto un sacco di volte. C'era pezzo A, mettilo con nei giochi di ruolo, l'ho fatto un sacco di volte. Io al momento sono convinto che Master, se mi dai riparo la radio. Esatto. 20. Beh, sei. Facile. Io sono convinto che se tu mi dai due forcine tipo Skyrim ti apro qualsiasi lucchetto. Riesci a prendere la prima scossa che muovi. No, scherzi a parte, tornati indietro. No, quindi recuperate roba e decidete tutti di tornare indietro, sì, alla fine dei conti. Tranne Juan Carlos che se ne va. Tranne Juan Carlos. Tanto Juan Carlos segue il prete. Direi che ormai con la notte possiamo chiudere. Sì. Mentre chiudere. Stiamo tornando. Sarà anche un buon momento. Cioè. Sì, sì, tornate al campo, vi affaticate un po'. Quanto abbiamo tutti rallentato rispetto come al normale flow di questa avventura? Di questa avventura? Beh, le prime sessioni sono sempre, soprattutto quella di approccio all'isola. In realtà avete subito beccato un punto, cioè Frank Moore, più che altro, che è stato beccato poche volte come primo punto, quasi tutti vanno o dentro la foresta, o sì, uno da una parte e uno dall'altra. Dalla parte di Frank Moore c'è un po' di strada da fare. E mi sono salvato il culo, grazie alla mia testa di cazzo. Sì, sei proprio salvato il culo, perché proprio grazie a questa avventura, play out subito, se questa avventura è la prova che le teste di cazzo e i complottisti, cioè, ci azzeccano. Ma perché giustamente, perché hanno ragione, ma sei una situazione di... E poi dei vari, ma quello lì magari ti poteva ha pensato, allora, giustamente dice, questo gliene frega un cazzo che ammazza la gente, può essere comodo, ragazzino. Ma allora, ma poi è più facile, non hai capito, doveva portare in giro un ferito, quindi tu gli servivi proprio, ha visto che anche tu subito eri un po' matto, un po' fuori, così ha detto vabbè, due braccia, sì. Infatti ho fatto bene, quando ti allontani non andare via lontano dalla vista, c'è, ma che vado, ti sparo, ti sta tenendo d'occhio uno quando tu hai fatto due, cioè, ah, era quello, era quello che ha detto, che culo. Infatti è stato vabbè, la fortuna, sì, se no col cazzo che gli scappava, certo, questo qua con il revolver dietro, col cazzo che gli scappava, che ti faceva andare via. Ma c'è superpoteri, non mi affatico, non lo semino. Sì, tra l'altro puoi stare. Il revolver mi sa che corre più veloce. No, ok, ma lui dice stava a vista, ero comunque a quanto? Una cinquantina di metri, un centinaio di metri. Sì, neanche. Se io la prendevo e vedevo che lui mi iniziava a inseguire, iniziava a telare, non mi raggiungeva. Vabbè. Quando era un po' lontano dagli altri, però magari. Se lui può fare uno sul tuo due. Se lui può fare uno sul tuo due di furtività, tu puoi fare uno sul suo sei di affaticamento. Senza considerare che magari le sue stats sono un po' migliori delle tue. Ma poi io non posso farlo, perché io tiro bene. Lui tira bene, oggi ha tirato 1-1 e 2. Super potere, però. Il master ha tirato peggio. Diciamo che puoi anche già scrivere. Okay. E puoi scrivere in questo caso anche già il tuo. Il potere. Esatto. Comunque il fatto è. No, il tuo potere è resistenza al dolore. Quando la civiltà non vuole niente, i paranoici e gli psicopatici vincono per il semplice fatto che sono paranoici con tutti, esatto, e non obbediscono alle regole del voler civile. Grado la civiltà qua non c'è. Sì, grado minore. Minore. Min. Ok. Il difetto non lo sai, attivazione non lo sai, durata non lo sai. Sai l'origine, non la sai. Sai, ti posso dire gli effetti che ormai bene o male li hai sperimentati. Hai più una prova di affaticamento. Però in realtà mi affatico uguale, che non sento il dolore dell'affaticamento. Esattamente, resisti meglio alla fatica, esattamente.
Che è come quello lì, tipo, che non sente il dolore per niente, che gli dai 2-3 mila pugni in faccia, non li sente, però poi gli esplode il cervello. Sfasci la faccia, sì, dopo un po'. Però in realtà ti dà anche tutto questo. Una, che in realtà anche questo potresti averlo già capito, anche solo camminando tanto, eccetera, eccetera. Resistenza 10 a tutte le locazioni, quindi riduci di 10 tutti i danni a tutte le locazioni. E sei immune agli effetti del dolore alle gambe. Questo l'hai proprio perché è un effetto particolare? È un effetto particolare. Quando si prendono tanti danni che portano una locazione sotto la metà dei punti salute totale, ci sono anche degli effetti che entrano in gioco. E poi ogni volta che riprendi danni, che sono gli effetti del dolore. Gli effetti del dolore, tu sei immune. Quindi il malus al movimento, quelle cose lì, se prendi danni alle gambe. La mia maggiore resistenza, appunto, a schiacciamento, pressione. Che sfiga, sono Ajax! Cioè, sia con Francis. Che senza Francis l'esoscheletro o solo con? No, solo quando manifesti. Ok, perfetto. Che merda, sono Francis! Il muro parlante. Ajax! No, ah, ora ho capito. Hai ragione. Quello di Deadpool. Lui ancora non sa, però in realtà il tuo è attivazione volontaria, certo. Il suo, il mio? No, il suo. Il mio non è attivazione. Tu non lo sai ancora l'attivazione qual è, non sai qual è il difetto, non sai in quale. No, ok, ma è possibile anche che non ci sia un'attivazione, che sia fisso. Potrebbe essere permanente o volontario, sono i due tipi base di attivazione. Okay. Poi però i difetti possono andare. Però ha senso, poi magari la cazzata, in realtà, sì, perché sì. Non l'ho detto, ha senso. Io penso che la resistenza al dolore e la resistenza all'affaticamento sia una cosa passiva. No, può anche essere volontario. Che la devi attivare. Assolutamente. Però a quel punto ti cambierebbe qualcosa, no? Magari tipo lui. Probabilmente. Dipende cosa. E l'origine comunque mia, se non sbaglio, è la stessa sua. L'origine anche quella non la sai. No, però mi sa che è la stessa sua che neanche lui sa. Quindi... La tua, in realtà, posso già dirtela per l'attivazione che hai visto oggi. Perché è uno è psionica. Se sei perfettamente immobile. E il potere è, ti posso anche dire il potere, si chiama anonimità. L'ho letto prima sul manuale, a caso, ne ho aperti due a caso e uno era quello. Anonimità, perfetta non è per invisibilità. Non è invisibilità, ossia il contrario. Tu puoi scegliere di escludere dei soggetti praticamente a certi sensi. Quindi certi soggetti per lui possono può decidere che lui non lo veda, però va su soggetti singoli. Però può scegliere anche che lui non lo senta? Avanzando il potere sì, va su tutti i sensi, cioè anche per il tatto volendo. Quindi magari anche che una persona non ti senta... Tu puoi stare in una stanza piena di gente e metterli uno contro l'altro non facendoti sentire, soltanto dalla persona interessata, esatto. Dicendo che hai detto questa cosa di te. È un pochino, avanzandolo bene, diventa più utility di invisibilità. Certo. Come puoi ben capire. Ecco, bravo, dillo, che poi dopo c'è sempre quello che... Cazzo me ne frega. No, io quando ho letto anonimità ho detto è molto meglio di invisibilità. Certo, ma un milione di anche perché già di base, poi vabbè, io non so com'è l'invisibilità qua, ma già di base anche in D&D l'invisibilità non ti rende... immune all'essere sentito. No, tra l'altro qua siamo in un'epoca in cui si conoscono diversi spettri visivi. Esatto. Ci sono i potenziamenti che ti rendono anche invisibili ai vari spettri, anche alle riprese televisive. Però chiaramente sono tutte cose che devi pagare fior di invisibilità. Però di partenza è un'invisibilità base che con uno spettro a raggi ultravioletti ti vedono. Comunque ha delle eccezioni diverse, cioè Sì. Beh, ma quella anche in D&D ti vedrebbero. Con quella e con la se ci fosse quella. Se cado nelle fogne, non puzzo. È fantastico. Puoi scegliere che certe persone. Esatto, non... Fai il peyote o ti lavi per una settimana. Sembra era terribile quel tizio, non sento niente. No, assolutamente no. L'ascensore no, ecco, allora, la cosa più bella è che proprio se puoi relativizzare i sensi delle persone rispetto a te, puoi fare un sacco di trucchi, un sacco di casino, cioè sì, un sacco te la puoi giocare in un sacco di modi. Ma penso che anche l'attivazione, perché in un certo senso potresti averla capita. L'attivazione è concentrazione, ossia ti richiede più tempo, adesso ti dico anche di preciso quanto. Ti devi concentrare un'ora. No, il difetto è minore come il potere. Quando avanzate il potere a medio, anche il difetto diventa medio. Però il difetto, pagando punti esperienza, può essere abbassato. Quindi potresti avere un potere con difetto minore. Sai che sono brutto al cazzo? Non sono sicuro. È un bel difetto, eh. Anche il tuo, visto che l'hai fatto vedere agli altri, te lo posso anche dire qual è il difetto.
questo punto. Sì. Fattezze mostruose. Appunto. sì, oltre a una vistosa mutazione. Peraltro la cosa mi pesa perché io sono sempre stato bello, io ce l'avevo come tratto, io sono molto, io ho bellezza come sì. tratto. Ma sei bello mostruoso. Fattezze mostruose vuol dire che ti abbassa di uno step il dado di sociale. Quando attivo. Infatti ti cambia non solo l'aspetto, la voce si arrotisce, certo. Ti dico di più, questo difetto portato su a maggiore, per esempio, già non ti permette più di comunicare proprio. Sì, perché divento sempre più tamugno, un bestiato. Sì. Non solo, aumentandolo anche, non solo perdi la capacità di comunicare, di leggere e scrivere, ma anche, proprio c'è scritto, specificato, che i vestiti addosso ti si distorgono. Eh sì, certo. Aumentandolo. Motivi vari di manifestazione, io so che potevo fare braccio, cose del genere, ma ho deciso torso perché mi sono detto che, cioè, meglio se ti sparano. E infatti, se mi sparano alla testa o al cuore, ho detto torso, vaffanculo. Cioè. Anche perché spareranno solo alle gambe. il potere di base non aumenta i danni, però con un altro potenziamento da 5 aumenta anche i danni. Fico. Che si chiama impatto duo, che abbiamo fatto apposta a testate. Sì, già la testa comunque. Oppure ti prendi il braccio, lo anche, è molto da irlandese, però. Ho un punto in rissa, No, infatti, cioè, dico bene. Non sono riuscito a usare jiu-jitsu prossima volta. La crapata. Bene. Ok, fico. Ci siamo. Per me è la prima. Sì. Quello che anche per te in realtà è tutto un caso. Perché quando ti ho fatto tirare il dado inizio sessione, era per vedere in che zona tipo orario dell'isola cadevi. Ma come sono sopravvissuto? Proprio lì. E tanto non penso che lo scoprirò mai. Esplosione, sei svenuto e arrivato nell'isola. Non senti dolore, resisti anche ai piccoli urti, quindi non avevi neanche dei tagli addosso fondamentalmente. Culo. Diciamo sì, culo ovviamente. Beh, ovviamente culo. Questa sessione è andata di culo di brutto, Sì, no, è andata bene. A me... o al tizio con la pistola. E su questo, perché ricordati, questo comunque è un gioco di ruolo, quindi vuol dire che se il tizio con la pistola mi punta e io tiro tutti 6 e lui fa tutti 1, gli rompo il culo. Io sono la stessa frase di merda che hanno detto i miei giocatori ieri. È vero, questo è un gioco di ruolo, ricordati, io lo faccio e ce la fanno. Figa. Che fastidio. E peraltro lui ce la fa, perché lui tira bene. Ci l'abbiamo visto. Esatto. Che comunque... No, io non tiro bene, io tiro quanto serve, è diverso. Esatto. Anche lì io mi ricordo dei fumble alla fine sessione. Però non mi hanno mai fatto morire. Ma è esattamente quello che serve. Anzi, in realtà, se ci pensi bene, i fumble alla fine sessione alla fine mi hanno potenziato. Sì. Cioè, comunque la prima volta, penso... Se non sbaglio, no, forse non è. Che uno finisce proprio in faccia al killer? Che uno finisce subito lì. Chiaramente è più che altro perché il tipo cerca di tenere la cosa molto nascosta. Chiaro, beh, certo. Però sta frase ha sbloccato un pezzo di trama. Sì. Culo. Sì. E quello... You're welcome. Sì. E quello che avete ascoltato era Fumble. Fatto dal master questa volta. Sì, ma quindi proprio... Al momento giusto, il primo e più bello e meraviglioso podcast di Life Play in Italia, in italiano, che fa parte di QWERTY, che è l'associazione di podcast più figa in Italia, in italiano. E non solo in italiano, abbiamo un sacco di podcast. Niente rossetto nella cabina elettorale, com'è quel gioco? Senza rossetto nella cabina elettorale, avevo detto? Niente. Beh, niente il senza, concetto è lo insomma, stesso, ma la citazione è sbagliata. Lo stesso, ce ne sono tanti altri, ma evidentemente non li nomino per evitare di fare figure di merda, perché ne sbaglierò altri. Ascoltateli tutti, votate QWERTY come miglior radio online. Come quel gioco che è uscita la puntata questa settimana su Betrayal at House on the Hill, che è difficilissimo da pronunciare perché sbagli sempre con di House on the Hill. Chissà cosa è successo, chissà chi era il cattivo e che cosa è successo. Chi lo sa, lo scoprirete andando a vedervi la puntata. Se volete seguire i ragazzi di Urban Heroes, dove li trovate? La psi rete, state in casa vostra così possono seguirvi gli storici. No, www.urbanheroes.it, esatto. Quello lo so. E poi su Facebook, su Instagram, su Twitter facciamo la diretta delle... Io faccio... Su Twitter facciamo la diretta con Fumble Now, l'hashtag... Siamo su Instagram, anche Vine, se volete, se qualcuno lo usa in Italia, non lo so. Comunque ci trovate ovunque su loro e urbanheroes.it, dove c'è la sezione contatti e tutti i prodottoni.
Andate ad ascoltare in caso la primissima puntata che abbiamo fatto con Urban Hero, dove ci ha spiegato tutta l'ambientazione, dove io facevo 8 milioni di domande su tutta l'ambientazione, che è molto bella. Sentitevi anche la prima dell'altra volta, non c'ero io, quindi era un po' meno bella. Ma più fluente. In qualche modo me l'ho interrotta. È più facile per il master. E ricordate che YOLO, sempre YOLO. Va bene. Fumble, settimana prossima non ci sarà. No. E io che faccio della mia vita? E deciderò per tutto agosto. Trova qualcos'altro da fare. In realtà magari ad agosto una puntata speciale di qualche genere salterà fuori. Gioite perché non ci sarò io, perché sono in America. Bastardo. È in America o nell'isola? O in Messico. Non ci sarebbe ad agosto, forse, no. Ma per saperlo meglio seguite su Facebook e su Twitter, perché ovviamente ve lo diremo con largo anticipo. Ma già parti mercoledì prossimo? Sì. C'è proprio la professionalità qua, eh. Andate ad ascoltare i nostri podcast, qwerty.it/associati per associarvi o per donarci i soldi se ne avete da avanzare, e qwerty.it/mia16 per candidarci come miglior radio online ai Macchia Nera Internet Award. Lì dobbiamo vincere di nuovo! E poi più avanti andrà in onda anche la versione fatta bene della ripresa di questa puntata. Sì, con calma, come con sempre. Calma. Potrebbe essere domani, potrebbe essere lunedì prossimo, potrebbe essere tra un mese, così almeno c'è qualche cosa che esce nelle prossime settimane. E poi caso c'è suo lavoro da fare. Ci vediamo a settembre magari. Deve tenere la porta. A settembre, rimandiamo a settembre Urban Heroes, e a settembre poi novità, cose che succedono. Ci sono ovviamente un sacco di cose bellissime. La trama si infittisce di questa avventura. No, voglio vedere come va a finire. Non siete ancora morti. Nessuno, non vi siete neanche feriti. Tutto no. Questo è molto io ho preso. Stai ramollendo? Non lo so. Se io sono che sono molto prudenti. Io ho preso una botta in testa. Io ho preso una botta in testa sulla nave l'altra una volta. Una poca roba. Quella era Railroad. Quella cosa che ci raccontavi del tizio con la pistola che era sulla nave? Sì. È capitato? Di cosa? Che praticamente il tizio con la pistola ha impedito a tutti i PNG di salire sulla barca. Sì, assolutamente. Ah, sì. Assolutamente, sì, quello sì. Vedi, siamo anche bravi. No, no, infatti sono stati molto... È morta la mamma, però. Vabbè, quello era... La mamma destino. Su cui stiamo... Adesso è importante fare tante battute. Sono morti anche Carol e John. Chi erano? Ah, sono morti, giustamente. Sì. Sono morti sulla nave. Non lo sapremo mai. Per saperlo, continuate ad ascoltare Fumble, torniamo a settembre. A settimana prossima. Ah, dite il microfono. No, non a settimana prossima, che settimana prossima. Traditore! Non questa, la prossima, ma sempre la prossima, cioè la prossima che viene fino a quando non torniamo, no? Alla prossima è puntata. Come dire aiuta il prossimo, non questo il prossimo. Cioè, ah, dici, ok, certo. Non questo il prossimo. Dietro ai microfoni c'era Matteo Montavanelli che è andato via, Claudio Serena, Roberto De Luca, Claudio Pustorino e due disattenti. Ciao! Ciao, Alessandro. Ciao, ciao. Buonanotte. Urban Heroes.